Shakira, beh, questa volta non è wrestling, questa volta non fanno finta di menarsi, questa volta sono pugni veri. Sulla TAV la mediazione era impossibile, infatti Salvini e Di Maio non mediano più, si danno dei bei pugni e dei bei cazzotti. Partiamo dal leader della Lega che ieri l'ha fatto, guardate. Sono dei pesci ma sono cocciuto, sono testone e quindi vediamo chi arriva fino in fondo. Sono abituato ad andare fino in fondo, io voglio andare avanti, io voglio un'Italia che va avanti. Allora, io me li sono tolti, i miei guantoni sono qua, perché credo nei prossimi giorni ne vedremo delle belle. La domanda è, cosa vuol dire andare fino in fondo? Fino alla crisi di governo? Su questo Luigi Di Maio ha risposto in un modo davvero durissimo, guardate. Sono veramente sbalordito da questa minaccia di crisi di governo che viene dal ministro Salvini. Questo è un momento in cui ci sono milioni di italiani che aspettano di essere risarciti perché truffati dalle banche, di avere un reddito di cittadinanza, di accedere a quota 100 e il ministro Salvini minaccia una crisi di governo. Io non credo che questo sia un comportamento responsabile, anzi io credo sia un comportamento irresponsabile. Allora, questo era Di Maio. Il terzo indizio che fa una prova sulla fine del tempo delle mediazioni l'ho fornito ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, non più mediatore ma arruolato su un fronte. Ha detto questo: non sono affatto convinto che la TAV sia un progetto di cui l'Italia ha bisogno, forte e chiaro. Insomma, il rischio crisi è reale, anche se sembra irrazionale far cadere un governo per una singola opera pubblica. Ma nonostante, perché diceva Hegel, non sempre il reale è razionale. Sigla. Non cadrà il governo e seppur partiamo da posizioni distanti troveremo una soluzione giusta nell'interesse del paese. Ci sono degli elementi negativi che nell'ambito di un'analisi costi-benefici superano quelli positivi. Ragazzi, riusciamo a stare zitti? Non stiamo affatto litigando. Ho dormito 2 ore, sono più rimbambito del solito. Il governo è nel tunnel della sua crisi. Non sono stato eletto per bloccare, ma per sbloccare infrastrutture che la sinistra ha tenuto bloccate per troppo tempo. Vi voglio svelare un segreto: non ci sono penali da pagare. Escludo assolutamente che possa nascere una crisi di governo, sarebbe assolutamente assurdo. Gli italiani mi chiedono di crescere, non di tornare indietro. Stasera c'è un consiglio ministro, ma l'ordine del giorno non è questo. Sono veramente sbalordito da questa minaccia di crisi di governo che viene dal ministro Salvini. Allora, l'avete capito? Ieri sono volate botte da orbi sulla TAV. Noi siamo collegati con il Senato, dove c'è per noi Andrea Milluzzi, perché a breve ci sarà una conferenza stampa di Salvini su altre cose, ma conoscendo Salvini credo che parlerà anche di questi temi. Andrea. Mirta, sì, buongiorno. Botte da orbi, ma non è finita, il ring ancora è caldo, perché questa mattina Matteo Salvini verrà qua fra pochissimo a presentare 2 leggi in occasione dell'8 marzo sulla giustizia contro il femminicidio. Una che giace da tempo in Parlamento sullo sconto di pena per reati gravi come appunto il femminicidio, che dovrebbe essere abolita entro marzo, e l'altra molto cara al ministro Bongiorno, il famoso codice rosso che prevede che le donne che denunciano violenze debbano essere ascoltate entro 3 giorni. Ovviamente però, Mirta, come dicevi tu, il tema caldo del giorno, del weekend, è sarà ancora la TAV. Matteo Salvini, prima di entrare in Senato, stava fuori a prendersi un caffè, a fare selfie con i passanti, ha promesso che dopo la conferenza stampa parlerà ancora di questo tema. Come ha detto questa mattina, il radio non vuole far cadere il governo, ma l'abbiamo sentito, l'hai detto tu, il clima è tesissimo. Ieri sera nel vertice serale avrebbe detto: se loro, quindi 5 Stelle, vanno fino in fondo, sono anch'io pronto ad andare fino in fondo. Di Maio gli ha risposto dicendo che sono parole irresponsabili. Salvini assicura: il governo non cadrà,
ma ovviamente lunedì è la scadenza, la società Telt dovrà far partire i bandi, Salvini dice i bandi devono partire, Di Maio dice non partiranno, Conte sta ancora decidendo cosa fare, i tempi sono strettissimi e oggi sarà una giornata veramente campale per il governo. Noi aspettiamo qua il ministro, siamo molti giornalisti ad aspettare appunto questa conferenza stampa, dovrebbe iniziare alle 11.30, ovviamente la daremo in diretta e vedremo anche se riusciremo a storcere qualche incerchio al ministro. Allora Andrea, chiedimi la linea non appena ci sono novità o appunto Salvini arriva, io nel frattempo rientro in studio, saluto i miei ospiti di stamattina, è venuto a trovarci Maurizio Gasparri. Buongiorno, buongiorno. Lo conoscete molto bene. Gasparri, si avvicina il momento in cui Salvini tornerà tra le vostre braccia? In una condizione di serietà ci sarebbe già una crisi di governo di fronte a una diversità di vedute su un tema così importante. La TAV, comunque la si voglia giudicare, se non si fa costerà miliardi comunque all'Italia. Si deve passare per un voto dal Parlamento, qualcuno se l'è dimenticato, perché c'è un trattato internazionale che vincola l'Italia. Se bisogna uscirne si deve andare in Parlamento. Non mi pare ci siano i numeri per disdire questa intesa. In altre epoche, lei forse le ricorderà, le crisi di governo succedevano per cose banali. Questa è una cosa seria e dovrebbe portare alla fine del governo. Scusatemi, no, mi è arrivato questo post di Corrao, Ignazio Corrao, parlamentare 5 Stelle, che spesso viene anche a trovarci, dice al posto di insistere sul TAV, lui lo chiama ancora al maschile, io oggi mi permetto di chiamarlo al femminile perché siamo l'8 marzo, giornata della donna. Che non volevano neanche loro, e stare in Basilicata a far campagna elettorale, il ministro dell'Interno Salvini potrebbe anche partecipare alle riunioni del Consiglio dell'Unione Europea sull'immigrazione, visto che è compito suo. Diciamo che insomma continuiamo con i guantoni, io ce l'ho qui perché questa mattina vedremo parecchi pugni. E arrivano a trovarci Fabio Mussi, uno dei grandi vecchi, per modo di dire, perché è ancora un ragazzino della sinistra italiana. È passato alla storia per una frase che io cito sempre, che mi colpì molto all'epoca, che fu: io mi fermo qui rispetto al percorso dell'allora Partito Comunista. Chi si ferma qui? Salvini o Di Maio? Il Partito Comunista era già sciolto da tempo, diciamo. No, era PDS. Erano IDS. Era PDS o DS? DS. Erano IDS. Non so, mi perdo. Nascita del PD. Mi perdo nelle sigle, Mussi, mi deve perdonare. Anch'io un po'. Allora, chi si ferma qui? Salvini o Di Maio, secondo lei? Lo stanno per dire, io mi fermo qui? Intanto questo dibattito stamani mancano rappresentanti dei coniugi in odore di divorzio, diciamo. Secondo lei perché? Io e Gasparri... Perché in questi momenti preferiscono essere un po' defilati. Si imboscano. Posso dire, mia nonna diceva sempre i panni sporchi si lavano in famiglia. Sì. Hanno le loro buone ragioni. Non lo so quello che succederà, anche perché fare previsioni è molto difficile, soprattutto sul futuro. Se il governo cadrà o no. La frase non è mia, non sono così brillante, di Niels Bohr, diciamo, uno dei grandi della fisica del Novecento, poi neanche sua, era di un oscuro giornalista danese. Ah, bene. Fare previsioni è difficile. Io stamattina mi sono appropriata di Hegel, ognuno fa quello che può. Lei ha cominciato con Hegel, io con Niels Bohr, diciamo, dalla filosofia alla fisica. Non lo so, è evidente che siamo alla frutta, siamo all'epilogo della annunciata in pompa magna Terza Repubblica, che sarebbe quella fondata da Lega e 5 Stelle, e si stanno dando delle botte da Orbi. Tra l'altro queste riunioni, quanti vertici hanno fatto sulla TAV? Svariati, devo dire. Svariati. Poi tutti notturni, faticosissimi. Che durano 4-5 ore. Io me li immagino, no? C'è una parte del tavolo Salvini che dice no, e da quell'altra Di Maio che dice è sì. Contrario. Salvini, vabbè, insomma, dipende qual è la domanda. Di Maio dice no. Dipende dalla domanda. La fermiamo? Sì. No, la facciamo. Immagino, Conte in mezzo. Immagino che Conte in mezzo dirà no oppure sì, in modo da accontentare l'uno e l'altro. Io però vorrei lo streaming, però, di questi sarebbe metti. Bello. Lo streaming, trasparenza. Sergio Chiamparino, governatore del Piemonte. Diciamo che lui ha sempre fatto così, ha sempre detto sì, sulla TAV è proprio uno che continuamente ha detto sì, vero? Sì, buon 8 marzo tra l'altro. Per... Grazie Chiamparino!
Secondo me dovremmo ricordarci anche che non esiste parità fra uomini e donne, che ancora tanti problemi posti nel lontano 1909, perché cominciò nel 1909, è stato il 23 febbraio, non era l'8 marzo, pensate a tutte le fake news che circolano. Ebbene, tanti problemi, il diritto di voto ce l'abbiamo e votiamo anche di buon grado, ma tante altre cose devono ancora succedere, a partire dalla parità di salario tra uomini e donne, ricordiamocelo sempre. Mi scusi, Chiamparino. Mi ha provocata. No, anzi. Io ho sempre detto sì, perché sono convinto che quella sia un'opera strategica per l'Italia e per l'Europa, prima ancora che per Torino e per il Piemonte. E francamente sono rimasto sconcertato dalle parole del primo ministro Conte, perché... adesso l'ho messa un po' sul ridere. Lei è una persona così educata, ha detto stanno facendo un'incredibile manfrina. È mica una parolaccia. No, però per Chiamparino c'è una parolaccia. Per circa mezz'ora ci ha spiegato che l'acqua calda può scottare. Poi a un certo punto ha fatto capire che lui una mano la mette più sulle spalle di Di Maio che di Salvini, su questo, perché su altre cose fa il viceversa. L'esito è che non si sta decidendo nulla, che lunedì c'è una scadenza fondamentale in cui se non partono i bandi perdono 300 milioni subito, 800 dopo un po', e l'opera viene sostanzialmente messa in discussione in modo radicale, e si continua a stare a chiacchierare, perché vedevo adesso anche una dichiarazione di Salvini che dice sì, ma il tunnel è ancora lì. Sarà ancora lì dopo le elezioni europee, che mi fa già pensare quale sia la strada che hanno in mente, trovare qualche gabola, come diciamo noi in Piemonte, per spostare tutto a dopo le elezioni europee, cosa che peraltro io dico da mesi. Allora, le posso dire una cosa? Mi faccia dire una cosa e finisco. Prego. No, perché le do un giudizio esterno e spassionato. Per lei è una gran campagna elettorale, le stanno facendo la campagna elettorale, secondo me. Io questo... di sicuro io credo che i piemontesi comincino a capire chi sta dalla parte di una crescita e di una crescita sostenibile e sicura, perché ricordiamoci sempre che quel tunnel, quello che c'è adesso, prima di ogni altra cosa è un tunnel insicuro, e questo credo lo stiano capendo, ma poi io per primo so benissimo che la campagna elettorale non è solo sulla TAV, perché ci sono mille altre cose, a cominciare dai temi del lavoro per il Piemonte, che ma resta infatti, una delle grandi regioni industriali. Quella è la parte del ragionamento di Di Maio che a me convince, cioè quando Di Maio dice ma è possibile con tutti i problemi che abbiamo da risolvere, ci stiamo impiccando ad un'unica opera pubblica, però, è una cosa un po' strana. Scusi. Ma io non mi impicco a nessuna opera pubblica, mi dico la TAV non è alternativa alla necessità di affrontare il tema della creazione di lavoro, anzi mi permetta di dire che se continuano a rinviare ci sono mille lavoratori che perdono il posto di lavoro dall'oggi al domani, sono quelli che stanno lavorando al cantiere della TAV oggi, quindi a proposito di lavoro c'entra qualcosa pure la TAV. Devo, a parte devo andare a salutare il mio amico Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano .it, e tra l'altro questo mese il suo mensile Millennium ha fatto un titolo molto interessante, un'intervista esclusiva a Casaleggio, ma il titolo mi interessa molto, Stelle o Meteore. Su questo tema sentirò subito Peter, però prima Peter perdonami, faccio vedere un po' la sintesi di questa difficilissima e stranissima giornata di ieri. Servizio, poi Peter e poi torno anche in studio da Gasparri che mi ha chiesto la parola. Buonasera. Rischio crisi sempre più vicino. Siamo a passo della crisi. Sono veramente sbalordito da questa minaccia di crisi di governo che viene dal ministro Salvini. Io credo sia un comportamento irresponsabile e sono contento stasera di aver incontrato l'assemblea parlamentare, perché sono tutti compatti e con me. Guerra aperta sul TAV, non metteremo in discussione il nostro no, dice Di Maio ai parlamentari riuniti a Montecitorio in un'assemblea congiunta. Contemporaneamente in TV Salvini ribatte, nessuno della Lega firmerà per stoppare l'opera, continuerò a fare il ministro in questa formazione a meno che i no non diventino troppi. Noi stiamo chiedendo soltanto di far avviare al Presidente del Consiglio un'interlocuzione con la Francia, con la Commissione europea, su un tema che è dentro il contratto di governo, e questo è il motivo per aprire una crisi di governo su
un governo che stava facendo e sta facendo delle cose importanti per l'Italia. Le posizioni sono lontanissime. Se passa il progetto non ci sarà più il governo, dice il capogruppo del Movimento al Senato, Patuanelli. Come si può risolvere questo stallo? Applicando il contratto di governo, come abbiamo fatto fino adesso su tutte le cose. Però il punto adesso è capire se i bandi partono o meno. Io ho una grandissima fiducia del Presidente del Consiglio. Avviare o no i bandi di gara è il nodo, perché lunedì si riunirà il Consiglio di Amministrazione di TELT, che si occupa della realizzazione dell'alta velocità, e dovrà avere un'indicazione precisa. Ieri Conte ha incontrato a Palazzo Chigi il direttore generale Mario Virano, ma la distanza tra i due partner di governo resta netta anche su questo punto, dirà più tardi in conferenza stampa. Personalmente, dopo averla studiata, dopo averla sviscerata in tutti gli aspetti, non sono allo stato affatto convinto che questo progetto infrastrutturale sia quello di cui l'Italia ha bisogno. Conte per la prima volta prende una posizione netta sull'opera. Il Presidente Conte ha seguito con attenzione ieri l'illustrazione di tutti i tecnici, ha capito la competenza e ha capito che l'opera è negativa, che l'opera è un danno per i conti dello Stato e che bisogna trovare soluzioni per tutelare l'interesse pubblico. Ma gli animi sono agitati e in serata, in uscita dalla riunione congiunta, il senatore Paragone allarga il tiro chiamando in ballo Giorgetti per un incontro a Palazzo Chigi con Draghi, poi smentito. Il governo del cambiamento certo non fa entrare, per esempio, Draghi oggi a Palazzo Chigi, ma poi magari Giorgetti ci smentirà. Ha ricevuto Grilli, è andato a Londra, a New York con Sacco Manni. Noi queste cose qua non le facciamo. Allora, Peter Gomez, Paragone ha dato il daspo a Draghi per Palazzo Chigi, cioè. Infatti no, sono anch'io un po' stupefatta, devo dire, perché sia Draghi è presidente della BCE e l'Italia ha molto bisogno che la BCE si comporti in un certo modo, anche per mettere in sicurezza. Ma il problema sarà Draghi a non andarci dove c'è Di Maio, che ci va a fare Draghi? Che gli spiega Di Maio? 2 più 2 fa 4. Ma non è così, deve parlare col governo italiano, Draghi. Va Draghi a Palazzo Chigi. Peter Gomez, eccomi qua. Volevo sapere una cosa, Peter, al di là dell'importanza della TAV, che Amparino diceva, parliamo di 1000 posti di lavoro, tutte cose vere, però la sensazione che ho io è che sia veramente il casus belli, nel senso che Salvini improvvisamente decide che o si fa o succede un disastro, e dall'altra parte Di Maio, io sono sbalordito perché io pensavo che avevamo cose più importanti su cui andare avanti, cioè il pragmatismo e la mediazione finora messa in atto dai due contendenti improvvisamente sparisce e si comincia a menare, perché? Perché Salvini si rende conto che 5 Stelle sono deboli in questo momento e sa anche che 5 Stelle sul TAV non possono arretrare. Al di là dei discorsi tecnici che facciamo, costi, benefici, eccetera, il TAV è uno dei miti fondanti del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle nasce di fatto in Valsusa, insieme ai valsusini che resistono al TAV. Il Movimento 5 Stelle con il contratto di governo ha detto molti sì rispetto a quello che era il suo programma, ha detto sì alla Milano-Genova, ha detto sì al TAP, ha detto sì all'ILVA, agli indiani, e da questo punto di vista, secondo molti osservatori, si è dimostrato forza matura di governo rispetto a un'opera importante, certamente, dice Camperino. Ma non l'opera più importante d'Italia, si aspettava che la Lega potesse capire se davvero la Lega non mentiva quando diceva vogliamo governare per 5 anni. In una coppia è normale che ci siano dei momenti di attrito su delle cose anche importanti, ma una coppia che vuole continuare ogni tanto cede uno dei due della coppia. Bene, questo è il momento in cui si vedrà come va a finire. Si vedrà se Salvini diceva la verità quando diceva che voleva governare 5 anni o se invece era semplicemente strategia. Io sottolineo una cosa, Salvini vive sui social. Sui social sta succedendo di tutto. Ci sono decine e decine, se non centinaia, di simpatizzanti e militanti della Lega che per la prima volta gli dicono cosa stai facendo. Allora, Gaspari. Intanto andiamo ai fatti, no? Per i 5 Stelle grillini, in questo ha ragione Gomez, è un feticcio,
è un mantra, è un fatto ideologico. Sono nati su alcune battaglie. È fondativo, questo è vero. Sono nati su alcune battaglie, quindi per loro perdere questa questione. Già su altri temi hanno dovuto fare dei compromessi, hanno voluto governare, non avevano i numeri, hanno dovuto fare dei compromessi per avere i numeri. È abbastanza normale, se no si tornava a votare. Però io ritorno al merito della questione. E per i grillini è un feticcio, è un problema loro, hanno scelto loro di essere nati anche su questa battaglia. Ora abbiamo dei problemi procedurali, intanto io non credo che Conte abbia tirato la palla in lungo, ieri Conte ha detto no, diciamoci la verità. Il senso che tutti abbiamo tratto da quella sua conferenza stampa è un no. Dopodiché ci sono delle procedure, lui lo sa perché anche no, un avvocato. Per lei quella è una frase sì, definitiva. È stato un no, ma finora Conte si era un po' tenuto in bilico. Dopodiché, io questa è la mia lettura politica. Okay. Alla fine c'è uno dei due partner, che c'ha perché più seggi in Parlamento, che già su altre cose ha dovuto accettare dei compromessi, stavolta gli do ragione. Poi convincimento suo, necessità di gestire, è l'avvocato del popolo, anche dei due che lo hanno chiamato in causa. Dopodiché quel no è sbagliato, perché quello non è il modo per andare da Torino a Lione, è una grande linea di collegamento europea che serve anche all'Italia, serve anche ai nostri prodotti del sud, serve a tutto il paese. Si viene meno una parola data, c'è un trattato internazionale ratificato, deve essere portato in Parlamento il tema. Non basta che Conte eventualmente scelga definitivamente in maniera più chiara il no, deve venire in Parlamento e in Parlamento. Allora. Forza Italia, Fratelli d'Italia, il PD, che non sono alleati, sono per il sono isolati sì, 5 Stelle quindi in Parlamento. Quindi la Lega questo non è solo deve accettare quello che dice Conte e che dice Di Maio, lo deve votare in Parlamento. Dopodiché bisogna trovare 4 miliardi di copertura però, scusi, per i costi. Gaspari, le dico una cosa. Quindi la Lega deve venire, e ho finito. Ho capito, ma i 5 Stelle hanno votato comunque la legittima contro difesa. Vuol dire che lui deve chiedere un atto di coerenza al suo alleato di governo. Però, come per loro hanno votato la legittima difesa, dicendo, la Lega può votare no al TAP se si mettono d'accordo così politicamente. Io sto dicendo che questo è il problema di Salvini e della Lega, che è favorevole a quell'opera. Non solo deve cambiare idea, deve votare in Parlamento, perché noi chiederemo, è normale, certo, c'è un trattato internazionale, va abrogato e bisogna trovare 4 miliardi per coprire i mancati costi. Quindi la Lega deve allora votare una serie di cose. Si fermi un attimo, perché voglio sentire Chiamparino su quello che su quanto oggi perciò è possibile. Perciò non fanno il confronto, Mussi, perché se qui al posto tuo o viceversa c'era uno della Lega, io gli chiedevo, ma tu li trovi 4 miliardi per dire no alla TAP? Non vengono, e le televisioni accettano questo, ed è un tema che tratteremo. Io faccio, vado a pigliare altrove a casa, ma vabbè, ho capito. Ma noi per alla RAI l'abbiamo posto il tema e lo discuteremo in commissione di vigilanza. Voi siete una realtà privata, perché non fanno i confronti, perché che siamo alleati in vari contesti, poi hanno difficoltà a allora dire che la pensano come noi. Questa è una battaglia personale di Gasparri. Devo arrivare no, a Chiamparino, voglio sentire che ne pensa lui, se si può oggi fermare tutto. Però sentiamole un attimo le parole precise di Conte. Giustamente Gasparri ha detto, io ho ricevuto questa impressione. Questo, fatevi un'idea anche voi da casa, sentitelo. Personalmente, dopo averla studiata, dopo averla sviscerate in tutti gli aspetti, non sono allo stato affatto convinto che questo progetto infrastrutturale sia quello di cui l'Italia ha bisogno. Da una parte c'è la Lega che è favorevole al TAV, dall'altra c'è il Movimento che invece ha delle contrarietà. Questo ovviamente crea oggettivamente uno stallo. Allora, a me pare un no. Io l'altro giorno, Sergio Chiamparino, che è un signore che, come dire, ha vissuto anche la politica di altri tempi, l'ho detto l'altro giorno sentendolo in diretta, collegato con noi da Palazzo Chigi, ho detto che mi ricordava un po' Forlani, perché diceva tutte cose che erano molto così suscettibili di diverse interpretazioni, come dire. Chiamparino, vabbè, cosa succede se oggi Forlani si blocca? Forlani si vantava di poter parlare per ore senza dire niente. Bravissimo, esattamente. Secondo me ha molti eredi. Ha molti eredi. Allora, Chiamparino, alcuni perché oggi secondo lei è impossibile tornare indietro? Quali sono i motivi tecnici per cui è impossibile tornare indietro? Intanto sottoscrivo la frase che ha detto adesso Fabio Mussi, che saluto con affetto, se posso permettermi, anche in una trasmissione pubblica. Può anche chiamarlo compagno, se vuole, io non mi offendo. Ricambiato. No, dicevo, ma non si può tornare indietro. Io trovo che
nel vuoto delle parole del presidente Conte, però una cosa l'ha detta, perché lui ha detto che non considera quell'opera importante per il paese. Quindi è d'accordo con Gasparri. Ora, che poi ne sia davvero convinto, io ho dei dubbi, perché se c'è una cosa che posso dire, che quando sento parlare Conte non capisco mai, è proprio in questo senso, è proprio un avvocato, cioè che fa la sua parte a seconda di quali sono i committenti, ecco, ma non così è, non è certo una persona da cui arrivi una convinzione. Però al di là di questo, lui l'ha detto, il Presidente del Consiglio, quindi il messaggio che hanno mandato, un messaggio che primo non c'è capacità di decidere o volontà di decidere, secondo che se si decide si propende più per il no. Ora, tornare indietro si può tutto, bisogna rimettere in discussione l'accordo internazionale con la Francia, ci vuole un voto del Parlamento, punto, non c'è altra strada per però tornare scusi, indietro. Però scusi Chiamparino, le posso fare una domanda? Prego. Perché la cosa che mi ha colpito in quella conferenza stampa e anche nei discorsi giorni precedenti è che viene fuori che i costi sono molto sbilanciati a favore della Francia, cioè che la Francia ha più galleria, più tunnel e noi paghiamo di più. Rimettere in discussione questo non sarebbe una cosa giusta, ad esempio? Ma scusi, allora c'è un accordo internazionale che prevede quelle condizioni per una ragione semplice, perché mentre da noi per arrivare da Torino al tunnel di base ci sono circa 55-60 km, adesso dal più al meno, da Lyon a Saint-Jean-de-Maurienne ce ne saranno 200 più o meno, quindi lei capisce che 180, quindi lei capisce che quando si fa una trattativa bisogna trovare dei punti di caduta comuni, non solo, ma in Francia hanno due massicci, il Massis de Beldon e l'altro massiccio che sta vicino a Chambéry, che sono, implicano due passaggi in galleria non lunghi come il tunnel di base, ma che si avvicinano, quindi hanno dei costi molto maggiori sulla parte loro. Quindi lei mi dice che non sono sbilanciati. Sento che Peter vuole è un equilibrio. È un equilibrio, ho capito. È un equilibrio, poi si può discutere tutto, ma intanto no, però allora scusi, si può discutere tutto, se c'è la disponibilità dei francesi e se i francesi sono disposti a farsi carico, benissimo, però deve esserci una cosa chiara, che i bandi lunedì devono partire senza se e senza ma, perché se i bandi partono con la riserva mentale che poi fra sei mesi cancelliamo tutti, questo diventa il paese dei balocchi, ma ci sia vuole chiaro il voto questo. Del Parlamento. Ecco, questo è ancora un altro problema che pongo a Peter, insieme a quello della Francia e dei costi. Peter, c'è quest'altro punto a cui vorrei che tu arrivassi, che è la parola data, come ha detto Tria, nessuno viene più a investire in Italia. Però Peter Gomez adesso, adesso è il turno di Gomez, ma il Parlamento. Chiamparino, scusate, prego, Peter, io non ho ritorno video, quindi se parlate non capisco. Vai. Allora, Chiamparino ha ragione quando dice, spiega perché i costi erano squilibrati, diciamo l'Italia avrebbe dovuto pagare di più. Però bisogna anche aggiungere che la Francia in maniera ufficiale ha detto io rimando il 2038, cioè a 8 anni dopo la fine presunta dell'opera, se del tunnel, la decisione se ammodernare o meno quella linea, cioè a oggi la Francia deciderà fra più di 20 anni se spendere quei soldi per fare il buco che diceva Pio Chiamparino, per fare quei 200 chilometri di linea nuova. Quindi da un punto di vista di giustizia è evidente, non so se si può fare, che se così stanno le cose i francesi devono ricontrattare, perché sennò è troppo comodo dire io pago di meno perché spenderò di più, ma deciderò fra 20 anni se spendere, perché non si fa così nelle trattative. Allora scusi, prima di rispondere voglio leggere per i nostri telespettatori una nota che è arrivata ieri sera della ministra dei trasporti francese Elisabeth Borne, che dice: la Francia ha sempre rispettato l'auspicio del governo italiano di una riflessione sul progetto TAV ed è aperta una discussione fra partner, ma chiedono l'ok ai bandi, quindi si ritorna al tema bandi. Noi possiamo anche riparlare di soldi, però fate partire i bandi, giusto Chiamparino? Se noi parliamo, ma scusi, se noi blocchiamo ma anche una per decisione, una ragione, ma posso dire una cosa, scusa Chiamparino? Anche per una ragione, chiedo scusa a Gasparri, anche per una ragione,
perché, come noto, l'Unione Europea ha dato la disponibilità a salire del 50%, dal 40 al 50%, non solo sulla tratta transfrontaliera, cioè il tunnel di base, ma anche sulle tratte nazionali. Quindi è evidente che questo potrà portare a delle rinegoziazioni, ma un conto è rinegoziare mentre l'opera si fa. Un conto è far partire i bandi con la riserva mentale che poi fra cinque mesi si azzera tutto e chi si è visto, perché ma quale sarà l'investitore che dà ancora fiducia all'Italia anche su altri campi, anche sulla stessa acquisto dei nostri bond che emettiamo per far fronte al debito pubblico? Ma non scherziamo. Siamo attenti, il perché punto... se sulla TAV facciamo così, poi le persone non vengono più a investire nel nostro paese. Questo è un grande tema, ovviamente. Gasparri allora, e Mussi. Il tema è esattamente questo. Se tu stai in un progetto, puoi anche fare la voce forte, rinegoziare, vedere. Se tu di fatto lo blocchi, ma chi si siede a un tavolo? Ecco perché il tema è la trasparenza democratica del processo. C'è un trattato internazionale, puoi andare in un Parlamento, lo vuoi cancellare, voti, poi paghi i costi conseguenti, ripeto, 4 miliardi. Vuoi rivedere, il Parlamento vota, dice noi vogliamo fare la TAV e fa una mozione, un atto di indirizzo che dà mandato al governo di chiedere all'Unione Europea, basta alla vertici Francia, notturni. Si deve fare una cosa al Parlamento. Ma trasparente, democratica, anche se il governo chiedesse un mandato per avere forza di rinegoziare nel fare l'opera, ma lo potrebbe ottenere forse alla unanimità del Parlamento, se si tratta di difendere nel negoziato l'Italia rispetto a lui alla Francia. Il tema poi, e concludo, qual è? Che non c'è solo il no alla TAV, noi abbiamo, e lo stanno urlando gli imprenditori tutti i giorni, 400 cantieri finanziati, perché è giusto poi dire, ma quelli che stanno in Basilicata, il treno che c'è in Sicilia e i collegamenti interni dell'Abruzzo, perché non c'è solo questo che comunque è un nodo europeo fondamentale. Noi vediamo un governo che in un momento di difficoltà economica, di recessione, non fa partire 400 cantieri finanziati. Quindi c'è una metafora del TAV o della TAV, uomo o donna che sia, l'8 marzo o il 9 marzo, di questo investimento. C'è una negatività su tutta la modernizzazione delle infrastrutture. Abbiamo i settori delle costruzioni in ginocchio, la disoccupazione perché sono settori ad alta intensità di lavoro. E allora è inutile che prendiamo i navigator che devono cercare il lavoro a quelli del reddito di cittadinanza. Quando si cancellano i posti di lavoro che esistono, è una schizofrenia incredibile. Allora, accontenteranno i Casa Monica e gli Spada con il reddito di cittadinanza, ma licenziano quelli del cantiere. Un sacco di gente velocità. Accontentano, non solo i Casa Monica e gli Spada. Intanto i Casa Monica e gli Spada. Adesso parla Mussi e poi vi faccio vedere una roba sulla reddito di cittadinanza importante. Bisogna notare che dopo aver indicato all'udibrio popolare l'odiato Gallo, il governo si aggrappa italiano al governo francese perché gli risolva il problema. L'odiato Gallo è citazione di Ugo Foscolo. Pensate brava. A che livello Mussi. Brava. Non ho voluto dire il micio viaggia, Gallo. Viaggia. Non ho voluto dire il micio Gallo, che è esattamente il titolo dell'opera di Foscolo. Ma Foscolo ce l'aveva con i francesi che avevano abbandonato la rivoluzione francese ed avevano levato i camposanti dalle città. I grillini pensano che sia uno dei sette nani. Qui per altre ragioni. No, i grillini pensano che sia uno dei sette nani. Per altre ragioni. Gondolo, Foscolo, Mammolo. Nel confermare la stima e l'amicizia verso Sergio Chiamparino, devo però dire che non l'ho esattamente pensata sempre come lui sulla TAV. Intanto, le grandi opere pubbliche, e dipende, perché per esempio il Mose di Venezia è una sconsiderata avventura e io, ministro del governo italiano, votai contro il rifinanziamento di un'opera che costa un botto, che è stata una mangiatoia vergognosa, che forse non funzionerà mai e che qualora anche funzionasse, cosa a cui non crede più nessuno, costerà 100 milioni l'anno di manutenzione, 1 miliardo ogni 10 anni. Quindi lei dice no alle opere pubbliche, no, purché sia Brebemi, giocano a calcio, un incubo. Ogni legge finanziaria, da quando sono diventato parlamentare per 10 anni, poteva scoppiare la guerra termonucleare, ma la discussione si impantanava sulla Brebemi, giornate a discutere di questa opera essenziale, eccetera. Ora,
tra una macchina e l'altra che passa su quell'autostrada si può organizzare un torneo di calcetto. Ma no, non è così. L'hanno anche fatto. No, no, serve, ho visto serve, le immagini. Serve. Soldi buttati. Serve. Sono opere. Musi, ma lei è Grillino? No. Dicevano ci sono opere del sole. Ci sono opere utili. L'autostrada del sole è stata una grande opera utile. Ma allora per alcuni dire, dicevano una così, grande opera. E ce ne sono altre dove si buttano soldi perché non funzionano o non servono. Ora, la TAV originariamente è stata pensata come tratta prima del mega corridoio Lisbona-Kiev-Mosca, che poi non si fa più. Poi del corridoio mediterraneo Gibilterra-Budapest, che però è largamente in discussione, perché per esempio l'Ungheria non si sa che cosa voglia fare. Però Chiamparino mi ha sempre spiegato che è stata ridiscussa molte volte, infatti l'opera iniziale non è la stessa dell'inizio. Io penso che ce la potevamo anche risparmiare. Però fa parte di un quadro europeo. Penso che ce la potevamo anche risparmiare e magari trovare soluzioni alternative. Ma anche ora ce la possiamo risparmiare. Mi rendo conto che al punto in cui la cosa è arrivata, tornare semplicemente indietro, cancellare tutto, è una cosa molto hard, diciamo, molto ardita. In più c'è questo piccolo problema che in Parlamento c'è una maggioranza a favore. Quindi esatto, questo è un grande tema perché appunto diciamo questo, che l'isolamento dei Grillini su questo tema è molto grande. Insomma, no? Eh? In Parlamento ci si deve passare, perché poi tutti questi dalla piattaforma Rousseau, uno vale uno, la democrazia, c'è il Parlamento, hanno anche formato una maggioranza per governare, lo rispettino allora, scusate, anche quando la pensa diversamente da loro. Torniamo un secondo alle parole di Di Maio, perché Di Maio questo dice, com'è possibile che ci stiamo facendo saltare il governo sul TAV, sulla TAV, quando dobbiamo fare? Risarcire milioni di italiani sulle banche, fare il reddito di cittadinanza, fare la quota 100. Allora, proviamo a fare dal reddito di cittadinanza, che sicuramente la manovra di questa settimana è quella che è partita. Però diciamo, Mirta, che il fatto che questa stravagante coalizione duri 5 anni non ci crede nessuno. Non ci crede nessuno. Salvini lo dice sempre. Ma lo sanno anche loro. Allora, lo sa anche reddito loro. Di cittadinanza, ostacoli, guardate un po'. Perché quando io sto parlando dei navigator, mi prendono un po' in giro su questa figura, i navigator. Ciao, sono il tuo navigator. Imposta il percorso del reddito di cittadinanza. I cosiddetti navigator busseranno alla porta di queste persone, andranno loro a casa loro e gli diranno: ti trovi sul percorso più veloce. Dovresti arrivare a destinazione entro le ore. Il calcolo percorso. Cioè le persone del CAF vanno a fare un corso per capire meglio che risposte dare ai cittadini, ho capito bene? Vuoi evitare strade a pedaggio? Imposta un nuovo percorso. Con molta pazienza e sono preparata. Attendere prego. Sto aggiornando le mappe. Devi aggiornare il tuo ISEE. Mantieni la corsia centrale al video. Evita le code al CAF. Entra in scena il navigator. Ciao, sono il tuo navigator. La prima offerta di lavoro è a 100 km. Accetti? La seconda offerta potrà arrivare entro 250 km. Accetti? Per la terza offerta impostare tutto il territorio nazionale. Io volevo sapere se era possibile passare dal REI al reddito di cittadinanza. Appena possibile fai inversione. Alla rotonda prendi la terza uscita. Segui le indicazioni del cambiamento per tauccasione, chilometri. Questa è la carta con cui finalmente ristabiliamo un rapporto di fiducia tra lo Stato e il cittadino. Ciao, sono il tuo navigator. Seleziona il tuo navigator. Attenzione, il navigator selezionato non esiste. Attenzione, il navigator deve ancora essere selezionato. Guida con prudenza. Evita lo scontro in strade gestite dalle regioni. Attenzione, il navigator non esiste. Allora, ci abbiamo un po' giocato, l'avete capito, perché effettivamente questa storia del navigator si presta, perché in queste due mattinate in cui io ho collegato tante persone dai CAF, mi sono resa conto di quanto seria, io la prendo in grande serietà il reddito di cittadinanza, penso che ci sono milioni di italiani che aspettano risposte, quindi ho un rispetto totale per quello che sta accadendo, però certo abbiamo capito che ci sono un sacco di cose complicate, il signore che è il re che non capisce come fa a passare il reddito di cittadinanza, un altro signore che mi ha detto ho un figlio a casa, ma la mia pensione è
più alta, quindi lui non può più dare il reddito di cittadinanza, però vorrei che entrasse comunque nel meccanismo di corsi di formazione per poter lavorare. Insomma, ci sono tante fattispecie, no Peter? È complicato, cioè a questo punto il tema reddito di cittadinanza non è più il concetto base che a tanti italiani convince e piace, ma è farlo funzionare. Certo, e sappiamo tutti che ci vorranno dei mesi o magari un anno e mezzo prima che il sistema, diciamo, di ricollocamento, di formazione attiva per il lavoro possa funzionare. Però sappiamo anche un'altra cosa, che da una parte il governo precedente aveva cercato di andare incontro ai poveri, diciamo, con il reddito di inclusione, che aveva un problema, era troppo basso e riguardava troppe poche persone e nella maggior parte dei casi non prevedeva la possibilità che venisse pagato l'affitto a chi casa non aveva. Diciamo, nella prima parte il reddito di cittadinanza il primo anno sarà quella cosa lì. Nella seconda parte, quando i centri per l'impiego e i CENSE funzioneranno, forse accadrà quello che è accaduto in Lombardia. In Lombardia, dove i centri dell'impiego non funzionano benissimo, ma funzionano benino perché hanno usato 140 milioni di euro di fondi europei, hanno fatto insomma un pochino quello che devono fare adesso in tutta Italia, nel corso di 3 anni sono state ricollocate 100.000 persone. Insomma, non ci si deve far venire paura perché non funziona niente adesso. Perché se non si inizia non funzionerà mai. Allora, la Commissione pubblicità... europea, a cui tanti guardiamo, ha detto no quota 100, sì reddito di cittadinanza. Pubblicità, torniamo subito, volevo sentire anche Chiamparino su questo tema, perché è un tema che per il PD è interessante naturalmente, anche, anche Gaspar, Gaspar, lei su tutto la voglio sentire. Pubblicità. Non li avrebbero mai raggiunti se non ci sarebbero stati varie situazioni come questa. Quello che chiediamo è che i bandi non si interrompino. A voler essere cattivi, cattivissimi, la prima cosa che mette insieme Di Maio e Zingaretti è la grammatica, o meglio, l'uso creativo del congiuntivo. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei! Ah, congiuntivo! Scherzi a parte, il nuovo segretario del PD potrebbe essere Moderno Virgilio, il punto di partenza per lasciarsi alle spalle i noti burrascosi trascorsi. Esci da questo blog, Beppe, esci da questo streaming! A Zingaretti più volte hanno rimproverato una certa predisposizione al confronto con il movimento, già tentato in regione. Dall'accusa di collaborazionismo, il presidente del Lazio si è difeso con vigore. Nessuno vuole allearsi con i 5 Stelle, nessuno vuole riproporre edizioni del passato. La prima uscita pubblica di Zingaretti da segretario del PD è stata la visita a Torino per incontrare Chiamparino e parlare di alta velocità. Il blocco della TAV lo sta pagando tutto il paese, questo è inaccettabile. Posizione, non c'è dubbio, molto distante da quella del movimento. Su questo fronte quindi semaforo rosso. Sull'alta velocità non ci sono margini di trattativa. Terreno su cui Di Maio e Zingaretti potrebbero trovare un punto d'incontro è il lavoro. Il ramoscello d'Ulivo l'ha allungato il capo politico del movimento. Per tutta un'altra generazione di lavoratori che sono fuori dalle contrattazioni, per quelle persone va garantito almeno un salario minimo. Di Maio sostanzialmente chiede a Zingaretti di collaborare su un tema di sinistra, votando la proposta dei 5 Stelle da settimane in discussione in commissione. Sul lavoro quindi semaforo giallo, confronto possibile sia sul salario minimo sia sul reddito di cittadinanza. Lo abolirebbe? Sì, no? No, lo cambierei in maniera radicale. Un terreno molto fertile, e l'aggettivo scelto non è un caso, su cui il confronto potrebbe fiorire l'ambientalismo. E dedichiamo tutti questa vittoria a Greta Thunberg, la ragazza svedese che lotta per la salvezza del pianeta. Uno dei cavalli di battaglia della campagna per le primarie di Zingaretti è stata la sostenibilità ambientale, argomento da sempre caro al movimento. Su questo fronte, semaforo verde, intesa perfetta. Dobbiamo investire in raccolta differenziata perché si creano molti più posti di lavoro. Se un governo giallo-rosso, e non pensiamo alla Roma, prima o poi vedrà la luce, non siamo in grado di dirlo. La partita non è ancora iniziata, forse non si giocherà mai, ma gli spalti sono già gremiti. Sergio Chiamparino, che ne dice?
c'è la possibilità di dialogare su alcune cose, il reddito di cittadinanza può essere un terreno su cui la sinistra si interroga, fatti salvi gli errori poi che possono esserci nel modo di farlo, ma insomma la ratio fondamentale. Ma guardi, io visto che c'è Mussi in studio, si ricorderà che questo tema di un reddito che aiutasse l'accompagnamento al lavoro è un tema che a sinistra, fra socialisti e comunisti, si discuteva già negli anni 70. Poi, per ragioni, diciamo, poi in parte trovò ospitalità, diciamo così, nelle misure che istituirono i cosiddetti ammortizzatori sociali. E in parte fu abbandonato, cioè come idea di sostegno di reddito. Io quindi le dico, è una misura che sicuramente va in una direzione che è necessaria, anche alla luce dei cambiamenti che ci saranno nei prossimi decenni sul mercato del lavoro, la trasformazione dettate dall'innovazione tecnologica in tutti i campi. Detto questo però, io credo che ci siano due questioni. Una l'avete già detto voi, è come viene attuato, perché assumere 9.000 persone precarie per cercare di collocare dei precari, io mi domando, al di là della loro buona volontà, che sarà elevatissima, però che professionalità hanno per poter fare un lavoro che è difficilissimo, perché capire com'è una persona e capire qual è il lavoro, ammesso che ci sia, che va bene per quella persona, è complicatissimo, prima cosa. La seconda, che sinceramente non l'ho capita io e mi permetto di chiederlo agli interlocutori, ma non è retorica la mia domanda, non è una domanda, è retorica appunto, è che un conto è l'accompagnamento al lavoro, un conto è il sostegno alla povertà. Non sempre coincidono queste due cose qui, perché ci sono persone alle Allora, posso perché dire ci sono persone, il film di Ken Loach insegna che, come si può dire, se gli metti la spada di Damocle del primo, secondo e terzo lavoro, semplicemente gli togli il reddito, perché hanno condizioni che hanno bisogno di un sostegno per la povertà. Diverso è l'accompagnamento al lavoro. Ecco, vorrei capirlo meglio io, per questo mi sembra un grande tema, insieme a quello dell'attuazione migliore con le professionalità migliori messe in campo. Questa è la domanda di fondo. Voglio soltanto dire che ha già cominciato a parlare al Senato Matteo Salvini, poi andremo a capire, credo che parli di 8 marzo, parla di una norma che sta presentando con Giulia Buongiorno, ma adesso vi aggiornerò, però allora, Gasparri. Il problema è che non bisogna mai avere atteggiamenti denigratori verso i temi della povertà, della disoccupazione, quindi chi è contro questo strumento non minimizza quella difficoltà in cui si trovano le persone. Però si era partiti 6 milioni di persone, poi è diventata una platea, cioè do l'assegno a uno, però conto anche il figlio a carico, la zia malata, il canarino, e quindi i numeri sono molto cambiati e si sono ristretti. Poi questi navigator che dovrebbero spiegare, prima ha fatto un esempio, Gomez della Lombardia, governata da sempre dal centrodestra con un'economia produttiva diversa. Voglio vedere il navigator di Vibo Valentia e di Caltanissetta se avrà da raccontare le stesse cose del navigator di Bergamo o di Monza. Ma questo lo vedremo, perché c'è un'Italia purtroppo, ahimè, ed è uno dei problemi irrisolti, diversa. Dopodiché noi riteniamo che quei soldi molto meglio sarebbe stato utilizzarli appunto nei cantieri, in un lavoro produttivo. Ieri ero in Basilicata per la campagna elettorale e mi ha detto un imprenditore agricolo che quando uno comincia a lavorare in agricoltura può prendere 850 euro al mese. Dopodiché, se uno gliene dovessero dare 780 in attesa in un comune del sud dove nessuno lo chiamerà e quindi non ci sarà, sì, ma la vergogna sono le 850 del salario. Sono d'accordo con te. Allora posso finire? La vergogna sono le 850 del salario. Io sono molto d'accordo con Mussi. Posso finire? Quello dice, è una vergogna gli 850 del salario. Ma se quello, Mussi, ne prende 780 per non fare nulla e lavora in nero, avrà ingannato. Allora, ci vuole perdonatemi, ho la pubblicità. Peter, rimani con me qualche minuto. C'è la pubblicità, quella non la posso evitare. Gasparri, non è possibile. Miliardi e non riserva i problemi della disoccupazione. È chiaro. In più c'è anche la poca trasparenza. Pubblicità, devo andare in pubblicità, ho il break. Se Peter rimane, mi dice cosa vuole dirmi, vi aggiorniamo anche su Salvini, mannaggia la miseria. Mambo italiano, mambo italiano. Allora, sono
Sono le 12 in punto, siamo nel pieno della conferenza stampa al Senato di Matteo Salvini, c'è con lui anche Giulia Buongiorno, adesso poi ci faremo aggiornare dal nostro Milluzzi, però nel frattempo do subito la linea a Luca Speciale per gli aggiornamenti del telegiornale. Luca, prego. Grazie Mirta, buongiorno. E allora sì, Salvini sta parlando. Salvini questa mattina ha anche già detto delle cose sul tema TAV, che resta centrale chiaramente per la situazione del governo. Ha detto: non sono irresponsabile, sono coerente. Ha risposto così all'alleato Di Maio, che lo ha punzecchiato su questo punto. Salvini dice: i bandi però adesso devono partire, garantendo che il governo comunque andrà avanti, riuscirà a passare questo scoglio. I bandi devono partire, ma chiaramente in queste ore c'è anche un approfondimento legale, giuridico, per quello che vorrebbe dire eventualmente far partire i bandi e poi tornare indietro fra sei mesi, quelle che potrebbero essere le ricadute. Salvini comunque si rifà al contratto che prevede che appunto su TAV si possano rivedere le cifre da spendere, i costi, le strutture e anche quelle che possono essere i finanziamenti diversi da parte francese e europea, ma insomma è un fatto di coerenza, dice, bisogna andare avanti. Ti do i dati che riguardano invece la produzione industriale. Oggi c'è stato un più finalmente a gennaio, più 1,7%, è un dato significativo perché il primo movimento più dopo quattro mesi in calo, si attenua così la caduta sull'anno, che però resta negativo per la produzione industriale a meno 0,8. Se prendiamo gli ultimi tre mesi, nonostante questo gennaio, il dato è terribile, è il peggiore degli ultimi sei anni. Poi nel telegiornale chiaramente parleremo di questo 8 marzo di lotta sul fronte femminile con 60 piazze italiane, ma insomma in tutta Europa colorate di rosa per le donne che scioperano sui diritti. Si arriva a questo 8 marzo dopo una settimana davvero orribile sul fronte della cronaca e della violenza usata nei confronti delle donne. Ci vediamo alle 13.30. Grazie, grazie Luca, parleremo anche noi di questo tema nel corso della puntata. Voglio prima andare un momento al Senato però per capire cosa sta accadendo, fatemi sentire. Questo rispondiamo ciascuno per la sua competenza molto volentieri. A proposito di donne. Prego. E di 8 marzo, volevo sapere come risponde a un movimento abbastanza trasversale di donne che chiede il ritiro del DDL Pillon, che è firmato appunto da un senatore della Lega, e anche se non ritiene, diciamo, in contrasto col suo interesse verso il mondo femminile attraverso questa iniziativa di oggi, il fatto che a volte è capitato che lei con l'uso dei social esponesse donne che la criticavano alle critiche di suoi follower, i cosiddetti haters. Questo volevo sapere. La risposta è molto semplice. Se uno va in mezzo a una piazza con un cartello a farsi fotografare insultandomi, evidentemente non me lo vado a cercare io, può essere uomo, donna, biondo, bianco, nero, giallo, rosso, verde, giovane, anziano. Se va in piazza con un cartello dando del cretino al ministro dell'interno, fai una scelta e quindi io mando bacioni. Ognuno, a ogni azione corrisponde una reazione, io difendo e difenderò l'incolumità di chiunque. Mi piacerebbe che altrettanto sdegno e altrettante domande fossero fatte nei confronti di chi quotidianamente riempie i muri italiani di scritte come Salvini muori, Salvini appeso, Salvini in piazza Loreto, sparate a Salvini, centrate Salvini, ammazzate Salvini. Io non faccio il piangina, faccio un lavoro che mi piace e queste scritte mi fanno solo pietà e tenerezza, però, ripeto, se è liberissimo ciascuno di contestare e di criticare, non di offendere e di insultare, sia uomo, donna, giovane, anziano, bello, brutto, simpatico, antipatico. Il diritto di famiglia va riformato nell'interesse delle donne e degli uomini e soprattutto dei minori. Lo dico da genitore separato, anzi divorziato, il diritto di famiglia così come oggi non funziona. Ci sono troppi uomini furbi che non danno gli alimenti nascondendo i loro reali possedimenti. Ci sono troppe donne che utilizzano i minori con scopo ricattatorio per ottenere quello che non sempre è giusto che ottengano, quindi va riequilibrato non a favore della donna o dell'uomo, ma nell'interesse esclusivo del minore, che troppo spesso è usato come merce di scambio, con false denunce, intasando i tribunali, e quindi il DDL Pillon è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, si può emendare, si può migliorare, per carità di Dio, però la parità di diritti dell'ex moglie
e degli ex mariti e soprattutto dei figli, che non sono ex figli ma rimarranno figli a vita, e dei nonni, aggiungo io, che a volte perdono i nipoti, su questo evidentemente bisogna lavorare, perché troppo spesso i bimbi sono usati per le beghe degli adulti. E questo okay. Mi fa investire. Rientriamo, poi adesso Milucci ci spiega pure cosa ha detto della TAV su questo tema del decreto Pillon, tra l'altro uno dei temi su cui 5 Stelle sono molto in disaccordo con la Lega. C'è un tema che Salvini non ha specificato, per me molto importante, essendo anch'io una madre separata che ha cresciuto i suoi figli cercando di farlo al meglio: i bambini non possono diventare dei pacchi postali, pigliare le valigette e cambiare casa tutti i giorni, è una roba che non ha senso, ma insomma non è il tema di oggi. Milucci, che succede? Mirta, sera la conferenza stampa è appena finita, come è appena arrivato Salvini ha detto che non sarà questa l'occasione, infatti non sta rispondendo a domande su TAV, Presidente del Consiglio, crisi di governo, perché ha tenuto a sottolineare che oggi, questa mattina perlomeno, è il tema, sono le donne, l'8 marzo, quindi ha detto testualmente: per tutto il resto ci vediamo questa sera perché sarà una lunga giornata. Stiamo provando ad avvicinarci di nuovo per provare. Ma c'è un vertice stasera, ho capito bene, c'è un altro vertice questa sera? È quello che vorremmo chiedere in questo momento, perché non lo ha detto il Ministro, adesso proveremo a chiederlo in diretta, ma sta parlando adesso con l'onorevole Aldo Brandi. Comunque, Mirta, ti volevo anche dire che il Ministro ha detto che entro la primavera approveranno la legge sulla legittima difesa e le due che stamattina sono state presentate, quindi in teoria, nella sua visione, il Governo dovrebbe reggere fino ad allora. Ministro, scusi, Ministro. Digli che siamo in diretta. Provando a... Salutamelo. Una domanda. Sì, Ministro, c'è un vertice stasera con il Presidente del Consiglio. Non ci sarà nessun vertice, quindi quando andrà la decisione sul dossier TAV? Che parlo di donne. Per sapere dei miei figli. Per sapere delle date. Alla mia mamma. Ricordali che Gianni Agnelli diceva si parla con le donne, non si parla di donne, che era una bellissima frase. Dice Mirta Merlino che... Posso passare Mirta Merlino sulle donne? Parliamo di donne. Prego. Ecco Mirta Merlino, ti sente il Ministro. Salve, Salvini, se buongiorno. Se si parla di diritti delle donne, di dignità delle donne, io parlo volentieri, non parlo di altro. Allora, la sua ministra, buongiorno, ha detto a me tante volte che sulle donne ci vuole disparità di trattamento, servono leggi spudoratamente sbilanciate a favore delle donne. Io sono d'accordo con lei. Lei? Ma guardi, abbiamo presentato, al di là degli auguri delle mimose, delle rose rosse, delle margherite, tre leggi. Perché un ministro non fa gli auguri, fa le leggi. Il codice rosso, che prevede che entro 3 giorni da una denuncia di molestia o di stalking il pubblico ministero convochi la donna per salvarle la vita, perché troppo spesso si perde troppo tempo. La certezza della pena, quindi l'eliminazione degli sconti di pena che arrivano fino a 10 anni per chi ammazza, e purtroppo anche nelle ultime ore ci sono state 2 donne vittime di 2 bestie, sì. E poi la legittima difesa. Quindi entro la primavera, al di là delle mimose e degli auguri e della serata al ristorante stasera, voglio lasciare qualcosa che vada oltre l'8 marzo e valga il 9 marzo, il 10 marzo, a Ferragosto, a Natale, a Capodanno, Salvini, e salvi qualche vita. Su Pillon, sul DDL Pillon, lei lo sa che i 5 Stelle non sono d'accordo su quel DDL e che molte donne, molti avvocati, anche matrimonialisti, dicono che il grande tema è che un bambino, come lei sa, perché ha dei figli come me, non può girare dalla casa del padre alla casa della madre con la sua valigetta come fosse un pacco postale? No, sono d'accordo, ma quel disegno di legge è un punto di partenza migliorabile, non un punto di arrivo, che bisogna mettere mano al diritto di famiglia per garantire i diritti delle ex mogli, delle ex mariti e soprattutto dei bambini, che spesso e volentieri sono usati come merce di scambio. I litigi degli adulti poi ricadono sulla pelle dei bambini e sulla pelle dei nonni, che nessuno ricorda, che perdono i nipoti. Uno può diventare ex moglie o ex marito, e io ne so qualcosa, però il figlio non diventerà mai ex figlio. Il figlio rimane figlio e il nonno rimane nonno. Questo è giustissimo. E quindi una legge diciamo che metta mano al diritto di famiglia. La mediazione sul DDL Pillon è possibile, non è come la TAV, che il buco si fa o non si fa. No, tutto è migliorabile, però io divento una bestia quando vengono usati i bimbi in tribunale per l'interesse degli adulti. Ci sono alcuni ex mariti furbi che non danno gli alimenti anche se lo potrebbero permettere, ci sono alcune ex mogli altrettanto furbe che fanno denunce di molestie infondate o che magari si fanno pagare il mutuo e l'affitto della casa dove vivono col nuovo compagno,
ecco, mi sembra che dalla vita reale bisogna ripartire, Salvini, mettendo al centro i bambini. Vorrei non fare gli auguri per domani, ma i bambini, i diritti dei bambini. Vorrei farle gli auguri per domani, che domani so che è il suo compleanno, e voglio sapere. Grazie. Una cosa, come lo passa grazie il suo cuore. Compleanno? Fate un vertice a Palazzo Chigi o fa una cena normale con gli amici? No, sono a pranzo con amici e poi sto con i miei due gioielli. Spero domani che sono mia figlia, mio figlio, che il padre lo vedono più in televisione che a casa. Bravo, fa bene, quindi ma quindi neanche Milano domani anche decidiamo sulla grasso. TAV, Salvini. Guardi, ne riparliamo da lunedì in avanti. Da lunedì. Io sono per fare, non per disfare. Però lasciatemi abbracciare le donne in studio che vi stanno guardando con l'orgoglio, oltre all'abbraccio, di mettere a loro disposizione già dalle prossime settimane tre leggi che qualche vita la salveranno e qualche donna la salveranno. Perché va bene, per questo va mi bene. Allora poi mi spiegherà come fa con i bandi. Grazie un mille, abbraccio. Arrivederci, buon 8 marzo e buon compleanno domani. Grazie. Allora, Chiamparino. Ha capito che dice che lunedì ne vuol parlare della TAV, quindi lunedì che succede con questi bandi? Li possiamo fare fino a mezzanotte i bandi? Ma guarda, intanto mi permetto, aggiungo anche i miei auguri di buon compleanno al Ministro Salvini. Aggiungo che però il Ministro Salvini dovrebbe sapere che le ciance ormai stanno a zero, cioè lunedì c'è una giornata in cui il governo deve decidere se dare via libera o no ai bandi senza se e senza ma. Quindi nella legittima pausa che farà domani per il suo compleanno, faccia sì che il governo decida in quel senso, oppure la smetta di fare il poliziotto buono contro il poliziotto cattivo, che sarebbe Di Maio, perché di questa manfrina insopportabile il paese ne ha basta, insomma. Allora, Claudia Terzi, leghista dura e pura, assessore in Lombardia, una dell'altra regione, insieme al Piemonte, che sulla TAV non ha dubbi. Alle infrastrutture, tra l'altro. Alle infrastrutture, esatto. Effettivamente ha ragione Chiamparino, però, cioè, adesso per carità, Salvini domani deve festeggiare il suo compleanno, però sto weekend è cruciale, perché lunedì o la TAV si fa o la TAV non si fa. Assolutamente sì, però ricordiamoci che, insomma, anche quando i governi erano sostanzialmente almeno apparentemente di un'unica forza politica, mi pare che la dialettica e la discussione abbia in qualche modo caratterizzato anche la vita di questi governi. Quindi, e mi pare normale in un governo nato onestamente sulla scorta di un accordo di due forze politiche piuttosto distanti su alcuni punti, e questo è uno dei punti su cui siamo distanti, insomma, che qualche discussione ci sia, mi pare. No, ma ha ragione, però insomma, diciamo assolutamente che non sono normale, ma è salita un po' di livello, perché quando Salvini ieri dice sono un testone, certo, vado fino in fondo, che vuol dire che se Di Maio continua a dire di no si farà crisi di governo? Io questo Beh, non allora, l'ho capito. Penso che l'interesse di tutti sia quello di evitare le crisi di governo. C'è anche da dire che anche su altri argomenti in passato, nei mesi passati, insomma, ci siamo confrontati in maniera anche piuttosto vivace, e poi alla fine una sintesi l'abbiamo trovata. Io confido moltissimo sia nel ministro Salvini che nel ministro Di Maio, ma ancor più nel premier Conte, che sappiano effettivamente arrivare in questi due giorni, anche dopo il compleanno o durante il compleanno del mio segretario federale, ovviamente ad una soluzione di quella che è obiettivamente una discussione che adesso deve arrivare ad una conclusione, lo dico da assessore ovviamente di una regione che, seppur non direttamente, ma comunque è interessata dal TAV. Allora, c'è un altro tema su cui non siete proprio d'accordissimo con i 5 Stelle, che è quello della legittima difesa, nel senso che, per carità, è passata la Camera, però ci sono stati 25 parlamentari dei 5 Stelle che non hanno votato. Diciamo che è stata una cosa abbastanza interessante vedere quella votazione, perché plasticamente si è rivisto un centrodestra unito che tanto sta a cuore non solo a Forza Italia, ma anche ad Adriana Santanchè, a Fratelli d'Italia, che vedo già collegata con noi. La ringrazio per essere con noi in questo 8 marzo, tra donne che ti lavorano. Detesto, però, eh? Detesto. Io la detesto, la trovo la festa più ipocrita che esista. No, c'è poco perché da festeggiare, più che altro, che no, abbiamo ancora un sacco di strada da fare. Non c'è da festeggiare. E poi l'idea che ci ricordano in questa giornata come fossimo dei panda, e dobbiamo invece tutti essere consapevoli che abbiamo ancora un gap in confronto agli uomini che è enorme, per cui voglio dire, ma che festa tra l'altro è? Non ma siamo affatto dei panda, siamo più degli uomini, e stranamente, esatto, nonostante siamo di più, facciamo fatica ad affermare i nostri diritti. Pensate che paradosso. Esatto. Ah, c'è Giulia Buongiorno con me. Giulia Buongiorno, benvenuta. Aspetta. Mi sente? Grazie. Allora, prima ho detto a Salvini, sì, Giulia, grazie,
che una volta io e lei una volta facemmo un incontro sulle donne assieme e lei mi disse una cosa che mi è rimasta molto impressa. Mi disse che secondo lei c'è bisogno di disparità, non parità, perché le donne hanno bisogno di leggi spudoratamente bilanciate a loro favore. Ci stiamo lavorando adesso che sta al governo? Assolutamente sì, devo dire che questa mia considerazione la ribadisco perché veniamo da secoli di leggi tutte contro le donne, cioè non veniamo da una situazione legislativa a favore delle donne. Se pensiamo allo ius corrigendi, che era il diritto dell'uomo di correggere la donna picchiandola, o se pensiamo al delitto d'onore, che significa dare un attenuante al marito se uccide perché si ritiene leso il suo onore, è ovvio che veniamo da un problema legislativo che ha sempre visto la donna sottomessa. Secondo me le battaglie si devono fare con leggi, io dico spudoratamente a favore delle donne, perché quando si parla di leggi e di donne dobbiamo tenere conto di questo passato contro. Allora, intanto questa legge del codice rosso, che è una legge che aiuterà tantissimo le donne perché potranno parlare col pubblico ministero, è una legge che ha come unica obiezione: ma perché pensate alla velocità delle leggi soltanto quando si parla delle donne? Intanto è ovvio che vale per qualsiasi tipo di violenza imminente, quindi non vale soltanto per le donne. Ma non c'è dubbio, ma mi fermo un'obiezione molto fragile, buongiorno, pensiamoci. Pensiamo alla velocità sempre in primis sulle donne. Però è questo che mi dicono. Senta, mi dica una cosa. Bravissima, perché dico, lei sa perfettamente. È successa una cosa incredibile a mio parere, cioè la Corte d'Appello di Bologna ha dimezzato la pena di un uomo di 2 anni perché ha ucciso la sua fidanzata colto da una tempesta emotiva. Ora devo dire che anch'io sono abbastanza iraconda, vengo spesso colta da tempesta emotiva, ma non ho mai pensato di fare del male a nessuno. Ora mi chiedo, com'è possibile che nel 2019 capiti una cosa del genere nel nostro paese? D'altra parte i libri di scuola scrivono che le mamme cucinano e stirano, i papà lavorano e leggono. Insomma, ci sono delle cose che veramente non mi tornano. Allora, su questa sentenza ci sono stati addirittura dei chiarimenti del Presidente della Corte d'Appello, io sono andata a rileggerla con attenzione. Vero è che in parte lo sconto della pena era dovuto al giudizio abbreviato e che la gelosia era ritenuta in una parte della sentenza aggravante, ma come lei correttamente dice, a pagina 6 si dice che effettivamente la tempesta emotiva sarebbe stata così devastante da determinare una gelosia che in qualche modo attenua la pena insieme ad altri attenuanti. Io penso che se un uomo uccide una donna perché o è mia o non è di nessuno, quest'uomo merita una pena più severa, non un attenuante. È quello che ho detto nella riunione di stamattina con i miei autori. Per me è un aggravante, sono d'accordo con lei. Assolutamente. Io avevo fatto pure una proposta di legge in questo senso e mi hanno detto tu sei troppo a favore delle donne. No, io vorrei fare una legge uguale opposta al delitto a causa d'onore. Abbiamo avuto per anni quella legge? Facciamone una uguale opposta. Senta, un'ultima cosa, legittima difesa, è passata alla Camera, mal di pancia dei grillini come avrà ben visto, Salvini ha appena detto nella vostra conferenza stampa che è fiducioso che passi anche al Senato, lo è anche lei, anche perché nel frattempo mi pare che i rapporti al governo non sono così idilliaci, si danno botte da orbi Salvini e Di Maio. No, sono assolutamente fiduciosa. È una legge che al di là delle dichiarazioni che si fanno del tutto sganciate dal testo non è una licenza a uccidere, è una legge che è al passo coi tempi. La vecchia legittima difesa secondo me presupponeva anche una situazione familiare in cui vivevano in 10 insieme zii, nonni, per cui entrava il ragazzetto col coltello e poteva essere bloccato da questi uomini che magari vivevano con zii e con un tipo di famiglia diversa. Oggi ci sono anziani che vivono da soli, mamme che vivono col minore, quindi dare la possibilità di reagire senza dover fare prima un'indagine notturna e senza dover finire dopo sul banco degli imputati credo sia in linea coi tempi. Però scusi, Di Maio ha detto che loro la votano perché sono leali, ma è una cultura che non gli appartiene e non gli piace, quindi in realtà stanno votando una cosa per voi, se poi voi vedete vi impuntare sulla TAV, io penso che le cose siano abbastanza collegate. No, non ci sono questi scambi, è evidente che ci sono sensibilità diverse. Io personalmente ho sempre pensato alla necessità di una riforma della legittima difesa perché ho assistito troppe persone che hanno vissuto anni
sul banco degli imputati. Quando poi alla fin fine erano aggrediti, io penso che chi entra in casa altrui per rubare, uccidere o violentare accetta la conseguenza che ci sia una reazione legittima. Ci possono essere sensibilità diverse, ma anche su questo abbiamo trovato la sintesi. La legittima difesa sarà legge. Le devo ricordare che parliamo di 15 casi dal 2013, quindi diciamo che è un tema forte, piccolo. Queste... Allora, queste statistiche fanno riferimento... Esatto, però le spiego. Queste statistiche che spesso vengono citate fanno riferimento all'articolo col quale viene iscritto un soggetto nel registro degli indagati. Se lei va a vedere quanti soggetti sono iscritti, ad esempio per omicidio colposo, che è 589, ovviamente la statistica sale. Queste statistiche vanno lette con attenzione. Vabbè, ma quando fa l'avvocato io buongiorno mi arrendo. Sulla politica posso provare a metterla in difficoltà. Quando fa l'avvocato mi arrendo. No. Va bene. No, ma io non voglio né mettere in difficoltà né essere messa in difficoltà, dico. Arrivederci Giulia, buongiorno. Grazie per essere stata con noi. Voglio tornare da un momento grazie da Imparino, perché poi so che deve andare via. Voglio sentire un suo parere al volo sulla legittima difesa, dato che questo adesso è il tema a cui ci stiamo dirigendo. Chiamparino, cosa ne pensa? Ma guarda, io al di là delle tecnicalità che non sono in grado di giudicare, però il messaggio che è stato dato fino adesso, che si è voluto dare fino adesso, è quello che è, diciamo, legittima fare qualunque cosa quando ci si trova una persona in casa. E io francamente credo che questo non aiuti la nostra comunità. Io lo dico molto semplicemente, nei paesi dove questo avviene ci sono più morti, ci sono più furti, ci sono più delitti che non nel nostro. Quindi sinceramente non mi sembra un buon messaggio. La ringrazio molto di essere stato con noi, ci vediamo presto, tanto credo che il tema TAV sarà molto attuale nei prossimi giorni, ci ritroveremo a parlare di quello. Parto con una storia sulla legittima difesa, è un tabaccaio di Civè, si chiama Franco Birolo, e iniziamo il nostro racconto su questo tema dal Veneto, guardate. Si è fatto ammassare, tu per venire a casa mia devi chiedere permesso. Non vuoi chiedere permesso, bene, quello che ti succede è solo a carico tuo, a me non mi interessa niente. Cosa di giusto, poveretto? Dopo tutto quello che è gasà passare, adesso ritornare ancora tutto da... per me non va bene. A Civè di Correzzola, paesino nella campagna padovana, da anni non si parla d'altro che di Franco Birolo, ex tabaccaio che nel 2012 uccise un ladro entrato di notte nel suo negozio. Dopo una prima sentenza di condanna, in Cassazione fu assolto con formula piena. La sua fu legittima difesa. Ora la famiglia del ladro moldavo ha fatto richiesta di danni. Ho promosso una richiesta di mediazione a Roma, a cui noi abbiamo risposto in maniera secca, dicendo che assolutamente, addirittura noi avremmo diritto a chiedere un risarcimento del danno. Basta solo che voi vediate i fascicoli che interessa questa vicenda per capire cosa è stato questo periodo per un uomo che aveva la sua vita normalissima. Non potendo chiedere un vero risarcimento, visto che Birolo è stato appunto assolto, la famiglia del ladro ha trovato un appiglio legale per provare a ottenere comunque qualcosa. L'ex tabaccaio, che nel frattempo ha mollato tutto e ora fa l'agricoltore, non l'ha presa bene e preferisce in questo momento chiudersi in se stesso. Noi l'abbiamo raggiunto al telefono. Illudevo che il terzo grado fosse terminato il tutto, invece adesso c'è anche questo procedimento civile. Questi ormai sono 7 anni che chiedono soldi. È arrabbiato? Rassegnato. Quando gli arriva in casa tua e bisogna difendersi? Secondo me, se è difeso, ha difeso la sua famiglia. Fin da subito in paese tutti sono stati dalla parte di Birolo. All'epoca l'amministrazione comunale donò parte del gettone a sostegno delle spese legali e tutta la città partecipò alla raccolta fondi. Il sostegno è doveroso perché la vera vittima di questa vicenda è Franco Birolo, non è sicuramente chi sta delinquendo. A Civè le aspettative sulla legge sulla legittima difesa sono alte. Con la nuova norma, ad esempio, la famiglia del ladro non avrà avrebbe potuto fare richiesta di indennizzo. Ognuno a casa sua deve essere libero di stare tranquillo. E non eviterà comunque i processi, si andrà comunque a processo. E qui è il problema, chi spende soldi e non si gara a spendere soldi. Allora, ripartiamo da qui stamattina, arrivano a trovarci Don Pietro Sicurani, sacerdote, che da molto tempo si occupa degli ultimi. La cosa bella che io voglio dirvi è che lui si occupa degli ultimi
qualunque età, di qualunque colore siano, di qualunque provenienza. A lui interessa solo che hanno bisogno di essere rifocillati e di mangiare. Mi pare che è un bel segnale. Benvenuto, Don Pietro. Grazie. Che cosa dice di questa storia, no? Perché da una parte ci sono le persone che dicono io ho avuto paura, mi sono difeso, ho sparato. Ah, tra l'altro, scusate, mi vedo che già raggiunti anche Mario Cattaneo, Casaletto Lodigiano. È un oste, Mario Cattaneo, lo conoscete tutti, è già venuto molte volte qui da noi, ha avuto una vicenda molto difficile, io lo conosco ormai bene, abbiamo parlato tante volte assieme, mi ha sempre molto colpito il fatto che lui racconta questa vicenda con grande dolore, con grande malessere, cioè ha sempre detto, da una parte aspetta la legge, perché naturalmente per lui è importante, dall'altra dice, per me sarà un dramma dover sparare ad un uomo, no? Quindi, salve Mario, come sta? Buongiorno, buongiorno a tutti. Facciamo andare, cosa vuole che le dica? Pian piano. Aspettiamo l'evolversi della situazione. Sono passati 2 anni, no? Da quel 10 di marzo del 2017. Sì, a breve, 2 giorni, ancora... Sono 2 anni di calvario. È un ricordo ancora molto vivido in lei, cioè una cosa che le ha cambiato davvero la vita. Sì, me l'ha rovinata proprio in tutti i sensi. Tutti i sensi, che vuol perché dire in tutti i sensi, tutti Mario? I giorni, in tutti i sensi, sull'aspetto del lavoro, che io non c'ho sempre la testa assente, sull'aspetto anche e soprattutto economico, che sono arrivato al limite della mia disponibilità per riuscire ad andare avanti, ad affrontare queste vicissitudini, queste spese che sono tantissime. E poi il pensiero che non è mai finita, che non vedo la fine, e tutte queste robe qua che non mi danno tregua. Allora, Don Pietro, una cosa molto difficile, insomma, anche dare dei giudizi, no? Perché c'è da una parte la morte di un uomo, che è una cosa drammatica, e la vita è sempre la cosa più preziosa, c'è dall'altra parte una persona come Mario, che è una persona per bene, che ti mi dice... Mi fa molto piacere di sentirla, signor Mario. Significa che dentro c'ha un cuore, c'ha una coscienza, c'ha... questo è molto bello, sa... Perché oggi abbiamo bisogno di persone così, di persone che dentro hanno un'umanità. E io credo che noi vediamo questo fatto della legittima difesa troppo come un fatto esterno, un fatto di mi entra in casa, mi ruba. Manca ricostruire la coscienza morale delle persone, sia di quello che va a rubare, che vede un diritto, e sia di quello che è derubato. Manca la coscienza morale, oggi non ce l'abbiamo più, e allora può succedere tutto, può succedere che quello che va a rubare è più lesto, è più preparato di quello a cui si ruba e spara per primo, e quello che è derubato e spara. Manca l'umanità, manca il diritto di essere persone serie, oneste, nell'uno e nell'altra parte, ma di questo non si parla, purtroppo di questo non si parla. Ma scusi, io perché non è d'accordo con Don Pietro, è così saggio, Sant'Anchè? No, io capisco che Don Pietro fa molto bene a usare queste parole, d'altra parte è un prete e quindi la fratellanza, la solidarietà ma ce l'ha sicuramente. Sono, non è perché sono scusi, prete, scusi, voglio solo finire. Umana, scusi. No, io non ci sto che lei parla di coscienza e mette sullo stesso piano chi subisce violenze, chi subisce un reato da chi le commette. Perché vede, non l'ha detto Gesù Cristo che uno deve entrare in casa sfondando lasci la porta stare Gesù Cristo, con le pistole, signora Sant'Anchè, ma lei parla di abbia coscienza, pazienza, scusi, io non
ci sto, non che lei metta le coscienze degli uomini, signora Santantè. No, è lei che ha strumentalizzato troppo Gesù Cristo. Io vabbè, ho parlato di coscienza umana. Ci sono altri che strumentalizzano. Io non ho parlato né di Vangelo, né di Gesù Cristo, né di Chiesa. Perfetto. Lasci stare Gesù Cristo. Vuole parlare non lei? Lo strumentalizzi, perché lo strumentalizzate troppo. Bene, allora. Strumentalizzo, non voglio strumentalizzare lei. Non ci posso stare che lei metta sullo stesso piano io le coscienze. Io non li metto sullo stesso piano. Faccia parlare però. Non c'è più. Piero, ma mi lasci finire un secondo, poi sì, dopo. Sì, faccia, voglio dire, signora. Se no. Ecco, faccia, grazie, signora molto Santanchè. Gentile. Com'è carino. Sì. Le dico, io non ci sto che lei metta sullo stesso piano le coscienze, la formazione delle coscienze, da chi è un delinquente, è uno stupratore e da chi subisce. Perché io che conosco benissimo il signor Mario, che sono stata da lui, la sua coscienza, le assicuro che è una coscienza meravigliosa. E quello che è stato fatto è stato un obbligo, perché sono andati nella sua attività nel suo ristorante, non certo per prendere un tè con i pasticcini. Allora cominciamo a finirla col fatto che siamo tutti uguali, perché non siamo tutti uguali. Ah, no. C'è gente come Mario che si fa un mazzo tanto nel suo dato, ristorante insieme alla sua famiglia, sì, e si è fatto un mazzo pazzesco, sì. E quindi non può essere paragonato con quei bastardi che invece rubano e stuprano. Non allora, è questo il mio discorso, allora, signora Santanchè. Sono due piani. Non è questo il mio discorso. Il mio discorso sono piani. Sono allora, piani vuole diversi. Rispondere Don Pietro, poi vuole parlare sì. Sia Mussi che la terza. Non discorso, facciamo tutto. Il mio discorso è alle origini. Oggi manca una formazione di una coscienza morale alla base, non quando quello diventa ladro. Ma e cosa c'entra? Mica sulle è vittime. È alla base che manca. Mica con le vittime. È le vittime ce l'hanno manca. La coscienza. Non per sono le non vittime la a dover cosa. Sviluppare la coscienza. No. Allora, scusatemi. Quello che ruba e quello che si difende non è la stessa cosa per me. Non sono due persone allo stesso livello. Io sto parlando, signora Santanchè, che dalle origini, fin da bambini, non c'è più l'educazione a una coscienza morale. Poi diventerà ladro o si difenderà, ma quello viene dopo. Io parlo delle origini, allora, signora. Fermiamoci un attimo, vorrei dire Mussi. Parlo delle origini. Non insista, Don Pietro, coscienza morale è un concetto desueto, diciamo. Ah sì, è desueto, certo, non esiste. No, non per tutti. Non lo è. È un concetto desueto, un concetto desueto. Non è così. Naturalmente io sono assolutamente solidale certo. Con quelli che subiscono rapine. La violenza, l'irruzione, capisco benissimo, e sono diciamo nell'animo di Mario, che mi sembra abbia poi sofferto della sua reazione, quindi certo. Dà un esempio che non è così frequente. Grazie. Allora la legittima difesa fu introdotta dal codice Rocco, Rocco Mussolini, do you remember? Sì, più o meno sì. Nel quale si stabiliva una proporzionalità tra l'offesa e la difesa per impedire le sparatorie a vanvera. Il testo Rocco fu corretto, mi pare, ministro Castelli, Lega, dal governo di centrodestra. Però, e stabiliva la legittima difesa e l'eccesso colposo di legittima difesa per evitare le reazioni a vanvera. Ora, questo testo che dice la difesa è sempre legittima, poi introduce il grave turbamento. Da una parte è un imbroglio, perché se c'è un morto e un ferito, il magistrato è obbligato certo. Ad aprire un procedimento certo. Ed una verifica. È obbligato. È obbligato non certo. È vero che non ci sarà processi, ci sarà certo. I processi, sempre. Secondo, il messaggio è comprate
pistole. Ma non è vero. È ma una marchetta di Salvini a ma non è vero. Fiocchi e Beretta che gli hanno sostenuto la campagna elettorale. Ah, vabbè, ma però, poi ognuno si assume la responsabilità di quello che ma dice. Ma se ci perché, sono più pistole, conto è la contestazione, ci saranno più morti. Vabbè. Stati Uniti docente. Vabbè. Stati Uniti vabbè. Docente. Tante pistole e tanti morti. Però. In casa, le donne, i suicidi. Negli Stati Uniti c'è 30.000 morti ammazzati l'anno. Non sto contestando i 30.000 degli Stati Uniti, ma... 30.000 morti ammazzati l'anno. Mi spiega dove ha visto nella legge... No, nella legge delle armi sulla non fa bene la società, questo è sicuro. Ci sono 2 milioni, ma non sta scritto da nessuna parte. Mezzo di carcerati. No, ma per cui anche quei morti per le pistole non hanno ridotto minimamente il crimine, però, che infatti allora, è 20 volte quello italiano. O discutiamo del testo della legittima difesa, sì. Su cui si può anche non essere d'accordo, esatto, va benissimo. Io faccio fatica a capire come non si può essere d'accordo sul principio per cui se tu entri in casa mia armato e vuoi usare violenza su di me, sui miei figli o sui miei genitori, quello, io non posso difendermi. Ma se quello scappa questo e mi diventa difficile. Spari. No, ma se mi quello faccia, scappa e mi tu faccia spari, finire, Mussi. Non è legittimo. Però, Mussi, mi faccia finire. Allora, primo... una precisazione, sapete che Regione Lombardia da 3 anni a questa parte si è dotata di una legge per stare a fianco dal punto di vista economico, ovviamente questo è quello che potevamo fare, di chi subisce un processo per legittima difesa e poi viene prosciolto, quindi il signor Cattaneo saprà che c'è stata una delibera appunto per aiutarlo a sostenere le spese legali, perché al giorno d'oggi in questo stato così civile chi si difende e deve subire un processo per la legge attuale... Questo è un altro tema importante, mi scusi, lo dirà anche a Mussi, i tempi, perché se Cattaneo deve rimanere incastrato 10 anni in un processo non è giusto... E i costi, questo perché è un io tema non posso ipotecarmi serio. La casa o il locale per pagare gli avvocati, lo dico da avvocato, per pagare gli avvocati per 3 gradi di giudizio, se mi va bene 3 gradi di giudizio, in 10 anni. Perché capite che oltre ad essermi sconvolto la vita, perché il signor Cattaneo si è sconvolto la vita, non solo la sua ma anche quella dei suoi familiari, deve pure sostenere economicamente la cosa. Quindi Regione Lombardia ha fatto una legge, gli sta vicino dal punto di vista economico. C'è anche da dire che nella legge della legittima difesa, a meno che non la si voglia leggere in maniera strumentale, non c'è scritto da nessuna parte che d'ora in poi tutti possono andare al supermercato a comprarsi un'arma e dotarsi di un'arma e difendersi. C'è scritto che se vieni aggredito puoi proteggerti, non puoi metterti a fare il cecchino dal terrazzo di casa tua, ovviamente, ma d'altra parte per avere un'arma, se di un'arma vogliamo parlare, devi fare tutta la trafila che c'è già adesso, che è una trafila che è lunghissima, giustamente lunghissima. Però quello io, che ha detto Mussi è un tema culturale, è il messaggio culturale che passa, non è la tecnica della legge. Che è quello che ci si può difendere ed è sbagliato secondo lei? No, io no, la cosa che dico allora, è che lui guardi, sta dicendo ultimamente... se il messaggio culturale che passa, se entri a casa mia puoi uscire morto, è quello che ho sentito dire tante volte a tanti simpatizzanti nei nostri servizi della Lega, questo è un messaggio culturale che contiene in sé un pericolo, questa è l'obiezione guardi, che però, sarà fatta. Alla base della legge sulla legittima difesa, no, c'è sempre... un sacrosanto principio che è quello del io posso difendermi, non si chiama legge per l'aggressione liberi tutti, si chiama legge per la legittima difesa. Io non so, a lei sarà capitato con i suoi figli di rimanere in casa da sola la sera e di sentirsi un po' preoccupata da questa cosa? Ma assolutamente soprattutto sì. Il giorno d'oggi. Ma poi probabilmente non saremo in grado di difenderci sì. Così. Io continuo a pensare di farmi, che farmi fare il processo. Ma non si uccide con le armi. Ma che io si mi augurerei tanto coltelli, di poter essere martelli, ma con tanti stanche. Altri, insomma. Non si uccide con le armi. Cioè c'è io una varietà di... dire armi a Mussi, anche non... scusate però devo dire a Mussi che appena è finito l'area che tira penso che Mussi andrà alla procura della Repubblica, perché siccome appena ha detto che questo è un voto di scambio di Salvini con Fiocchi e Beretta, che secondo me è un'accusa, io lo dico da garantista e non da leghista, chi è un piacere, che deve andare immediatamente alla procura della Repubblica, perché se lei approva in tal senso la sua dichiarazione è così grave, perché guardi che le parole sono delle armi, non sono delle cose da niente. Lei ha detto che questo è un voto di scambio con Beretta e con Fiocchi, ha fatto pure nomi. In campagna elettorale, ci sono stati fior di incontri con i produttori d'armi. Perfetto, lei vada alla procura della Repubblica, ha detto questo. Mi fa piacere che Mussi abbia l'agenda del ministro Salvini. Vada alla procura della Repubblica, perché i politici devono capire che se dicono, fanno delle affermazioni così gravi, c'è un luogo che è deputato questo, si chiama procura della Repubblica. Detto questo,
Io trovo invece che questa legge sulla legittima difesa, che è un grandissimo passo avanti, ma voglio ricordare che è un compromesso, non è la legittima difesa della nostra proposta del centrodestra, di Fratelli d'Italia, della Lega e di Forza Italia, di Molteni. Questa ma la vogliamo è una sentire legge, un attimo, scusi, a questo punto. Una legittima difesa al ribasso, perché è stata tolta da una parte la proporzionalità, però è vero, come dice Mussi, che c'è ancora il forte turbamento e la pericolosità. Quindi non si è stabilito che è un diritto difendersi, non è ancora stato stabilito questo. Però, cosa cambia? Nel caso di Birolo naturalmente non pagherà più il risarcimento, perché nella nuova legge... Ma io sto dicendo che è importante, ma non è quella che volevamo. Allora, non pubblicità, è quella che volevamo. Perché poi rientriamo, perché voglio spiegarvela questa legge, appunto, dato che ne stanno parlando sia la Terzi che la Santanchè, proviamo a mettere in fila i punti e poi voglio anche presentarvi un'altra persona, anche lui è un tabaccaio, vive ad Afragola e lui ha avuto una serie di rapine, dice io di armarmi, non voglio, non ho proprio voglia, non ci penso proprio. Pubblicità, torniamo subito con voi. Un principio chiaro, a casa mia non puoi entrare. State usando la sicurezza come un gigantesco tema di propaganda politica. Se entri subisci le conseguenze. Voi state dando il via libera a un filone che sarà il filone dell'invito a cena con delitto. Io vi ricordo un film meraviglioso di Alberto Sordi, come è stato detto, La legge del Far West, dove Alberto Sordi, tenendo in mano una pistola, diceva: un'incredibile Forza Italia che sta cercando di sedurre la Lega Nord. La vedi questa? Non è né buona né cattiva, sei tu che la fai diventare o buona o cattiva. Questa è una battaglia politica che ha un colore, un'arma che serve per offendere è cattiva, un'arma che serve per difendere se stessi o gli altri è buona. A voi piacciono quelli che sparano in petto a chi è inginocchiato. Il colore del centrodestra, non entro nel merito centrodestra. Io non penso che queste siano opinioni di centrodestra, sono coerentemente opinioni di destra. Sicuramente non è una battaglia di sinistra. Allora, avete capito che il dibattito in Parlamento è stato bello, così, insomma, forte e duro. Però Marzia ci spiega esattamente cos'è passato alla Camera dei Deputati. Grazie. Allora, Mirta, volevamo partire da questa foto. È un'aula di tribunale in cui campeggia la scritta "la legge è uguale per tutti", perché di fatto la legge sulla legittima difesa non impedisce, nei casi in cui per esempio c'è un morto, lo svolgimento dei processi, delle indagini e dei processi, però di fatto si restringono le maglie interpretative. Quindi ha ragione Mussi. Ha ragione Mussi. Allora, la legge si compone di 9 articoli. Vediamo quali sono i punti fondamentali. Abbiamo cercato di semplificare. Il primo punto ruota tutto intorno all'avverbio sempre. In casa la difesa è sempre legittima, quindi c'è sempre proporzione tra la difesa e l'offesa. Ma attenzione, non stiamo parlando solo delle aggressioni che avvengono in casa, ma anche nei luoghi equiparati al domicilio. Cioè la mia osteria, quindi, come nel caso di Mario, luogo... è uguale. Esatto, esatto. È proprio come la casa. E poi ancora, agisce in legittima difesa chi respinge sostanzialmente un'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso d'armi. Quindi non è necessario che la persona esibisca l'arma, ma basta anche solo che ci sia la minaccia di utilizzare l'arma. E poi ancora, nei casi di eccesso colposo, stiamo parlando di un altro articolo del codice penale che viene a essere modificato, quello che riguarda l'eccesso colposo di legittima difesa. Bene. Viene esclusa la punibilità per chi agisce in condizione di grave turbamento, quindi per esempio se l'aggressione avviene di notte e prova a difendere se stesso oppure le persone che stanno con lui, per esempio bambini oppure la famiglia. Sono tanti i casi di cronaca, insomma, che si sono svolti più o meno in queste condizioni. E allora, la legge chiaramente è stata approvata ancora alla Camera, c'è un ulteriore passaggio in Senato, probabilmente diventerà legge entro marzo, ma abbiamo provato a capire come si sarebbe applicata ad alcuni casi. Per esempio, questa è la storia che abbiamo visto prima nel servizio di Franco Birolo, Birolo che abbiamo conosciuto, tra l'altro è stato collegato con noi, insomma, un signore con cui ho parlato più volte.
Mirolo è stato assolto, quindi chiaramente questa legge non può intervenire sul processo, ma c'è una questione, le cause risarcitorie. Ebbene, la legge sulla legittima difesa, il testo approvato dalla Camera, prevede che non ci saranno più cause risarcitorie per le persone che sono state assolte in sede penale. Quindi la famiglia della vittima non potrà... Esatto. Voglio dichiarare che su questo sono perfettamente d'accordo. Tutti, è una razionalizzazione questa, ovviamente. Se sei assolto non si capisce perché ti devono perseguitare con le cause risarcitorie. Marzia. Poi ancora, vediamo alla storia di Mario che abbiamo ascoltato prima. Questa foto ce la ricordiamo tutti, è stata scattata poco dopo, insomma, i fatti di cronaca. Lui è sotto giudizio, quindi non ci permettiamo di entrare nella vicenda. Ma c'è una questione che lui ricordava prima, relativa alle spese che deve sostenere. Ebbene, la legge sulla legittima difesa prevede il patrocinio gratuito, cioè in caso di archiviazione o proscioglimento è previsto il patrocinio gratuito e quindi sostanzialmente le spese vengono rimborsate. Mussi è d'accordo pure su questo, secondo me. Patrocinio gratuito. Come Mario Cattani. Cercando di convincerlo fuori onda, ma non ce la faccio. Sto cercando io di convincere lei, c'è stato un equivoco. Una fatica sprecata da entrambe le parti, temo. Però il patrocinio gratuito è una cosa razionale per una persona che sta in condizioni di Mario. Forse bisogna vedere tutti i casi di... Quindi bisogna distinguere, dice lei. Tutti i casi, perché se io ho un danno, un'offesa di qualunque tipo, anche non si tratti di ladri, cioè, dopodiché ho ragione, ma devo affrontare 3 gradi di giudizio e pagare un avvocato. Se vicino di casa c'è un albero che sta per cadere e mi viene addosso, ho ragione io, ma mi ci vuole 3 gradi di giudizio prima che quello mi ripari i danni. In sede civile c'è rimborso la rifusione delle spese. In sede penale, se tu sei l'imputato, sono d'accordo, però il fatto che deve spendere in avvocato anche l'offesa e il danneggiato per qualunque tipo di offesa e di danno fa parte del codice. Ultimo punto, Mirta, e lo vediamo con la foto successiva. La legittima difesa non è legittima offesa e per spiegarlo abbiamo scelto 2 foto simbolo. Vediamo Angelo Peveri, che è stato condannato in via definitiva, l'imprenditore piacentino che è stato condannato per tentato omicidio di un ladro. Lui non l'ha neanche invocata la legittima difesa. E poi invece questo signore Hermes Mattielli, questo è stato il primo caso nel 2006 in cui si è cominciato a Salvini parlare. Salvini ha chiesto la grazia però per Salvini Angelo. Salvini ha chiesto la grazia, però diciamo che la legge sulla legittima difesa in questi casi non potrebbe intervenire perché si tratta di casi molto, molto diversi. Quindi come diceva Santanchè non è esattamente quello che loro avrebbero voluto. No, quello che avevamo proposto tutti insieme in campagna elettorale. Ricordo che c'è la proposta Molteni, come per Fratelli d'Italia, prima firma la proposta La Russa, e che comunque non c'era. Perché vedete, in questa legge comunque c'è una discrezionalità altissima dei giudici, perché sia sul forte turbamento, sia sulla pericolosità. Allora io dico, ma come fa un giudice a decidere il grado del mio turbamento? Dovrebbe aver vissuto con me quella notte, cosa io ho vissuto da un punto di vista psicologico, però, Santa, la mia adrenalina. Faccio fare una domanda, ma cosa c'entra la legittima difesa un signore che spara a un ladro inginocchiato, seppure il signore è arrabbiatissimo, ha avuto tante rapine, tutto quello che sappiamo, ma ha sparato a un ladro inginocchiato? Sì, ma guarda, io non conosco bene tutti, non ho letto le carte del processo, però vede, quello che mi fa rimanere male da italiana, prima abbiamo parlato di quel caso col forte, la tempesta emotiva, no? Dove un uomo che uccide una donna e confessa passa da 30 anni a 16 anni. Poi lei sa benissimo che 16 anni in galera non li fa, perché in Italia si fa circa un terzo della pena, quindi 16 diviso 3, quel signore, se va bene, starà 5 anni forse in carcere. Allora se io penso che quel signore starà 5 anni in carcere dopo aver ammazzato quella donna in maniera così cruenta, così feroce, e abbiamo la tempesta emotiva, e poi questo povero Cristo, che ripeto, non ho letto le carte, quindi non so se effettivamente è così o non è così, quindi non mi posso esprimere su questo. No, è stato Scusi? Un attimo. Comunque, che è andata via tutto. Parlava con l'operatore, tranquilla.
No, e dico, e deve stare in carcere per i prossimi suoi 6 anni, 7 mesi, adesso non ricordo. Capisce che qua non c'è una proporzione. Io ricordo che in Italia chi ammazza le donne, visto che oggi parliamo di questa ipocrita festa, sì, ma su quello, ha guardi... come pena, no, io voglio dire che stanno in galera, non più di 6 anni. Non stanno in galera più di 6 anni. Questo è un altro tema molto importante. Devo andare in pubblicità. Devo fare una domanda a Mario perché voglio tornare un attimo da lui. Devo presentarvi un altro ospite che sta per entrare, che ha una storia diversa ma molto interessante. A Fragola, Sud Italia, tabaccheria. Pubblicità. Corona, pensavo potesse piovere mimose dal cielo, ma non ha avuto questa idea meravigliosa. Strano, Paolo, un uomo romantico come te, amico delle donne. No, io ho questo difetto che il giorno della giornata della donna non faccio gli auguri alle donne, non regalo fiori. Perché tutti gli altri giorni dell'anno se ne occupa fattivamente. Bravo Sotto Corona. Dovrebbe esserci un giorno non delle donne e tutti gli altri sì, che così secondo me funzionerebbe meglio. Allora, abbiamo queste nuvole che stanno dando qualche piovigine anche a Roma, per informazione. Non sono piogge comunque consistenti, infatti per la seconda parte della giornata di oggi, quindi diciamo nel pomeriggio, vedete la zona di piogge deboli, qualcosa in Sardegna, qualcosa sulle zone di nord-est ancora, ma insomma poca cosa. Domani abbiamo ancora meno piogge, sempre deboli, isolatissime, Basilicata e Puglia, sull'Alta Toscana proprio poco o nulla, al di là delle Alpi però c'è del maltempo che nella giornata di domenica insiste ancora, ma sempre senza superare le Alpi, mentre sempre Alta per lo stesso Toscana... motivo però, terzi, perché non c'è la TAV, rimangono tutte là le piogge. No, infatti, non passano le piogge. Per la qualità dell'aria però, così dico. E poi sul basso Tirreno qualche debole pioggia, però tenete conto che la prossima settimana mediamente potrebbe essere un po' meno calda di quanto sia stata questa, quindi un passo indietro forse. Metto una giacchina. La primavera, sì, forse è meglio. Ma visto comunque che insomma, ci sono tante cose serie e dure che succedono, per sollevare un po' così l'atmosfera, Umberto ci ha mandato questa foto di una maschera al Carnevale di Barcellona. Barcellona è in provincia di Messina e lui rappresenta il maltempo perché c'ha un ombrello rovesciato, c'ha una sciarpa, corre all'indietro come se fosse spinto dal vento e il cartello dice c'è malu tempu cughi tibi i robbi, che vorrebbe dire ritirate i panni che viene a piovere. Ma cosa dove si fa questa? Dov'è? È il Carnevale di Barcellona, in provincia di Messina. Barcellona Pozzo di Gotto. Provincia di Messina. Provincia di Messina. E ormai siamo diventati pensavo anche... Pensavo fosse spagnolo, ho capito, Barcellona. Barcellona, no, ma è un'altra. Sto grazie, dottor Corona. Allora, volevo tornare un momento da Mario, anche se vicino a me è arrivato Maurizio Invigorito, che è un tabaccaio di Afragola, della provincia di Napoli, ha una storia molto interessante da raccontarci, però volevo dire una cosa a Mario, no? Mario, appunto, io ti ho visto spesso in questi 2 anni, credo di aver, appunto, come ha detto anche Don Pietro, si capisce che tu sei una persona che è davvero stata tanto provata da questa esperienza terribile. La domanda che ti faccio io, a distanza di 2 anni, con tutto quello che hai sofferto, sia dal punto di vista della tua coscienza morale, come diceva Don Pietro, ma anche dal punto di vista di tutto quello che ti è accaduto dopo, tu lo imbracceresti ancora quell'arma e spareresti ancora quel colpo? Questa è una domanda che a me mi dispiace tantissimo per quello che è successo, per la vita spezzata di una giovane, però di notte io quando mi sento in pericolo, vengo aggredito, vengo in casa mia, qualunque cosa possa avere a disposizione per difendermi la uso, non, poi l'arma adesso non ce l'ho più e non so più cosa fare, però userò le mani, userò qualunque cosa, ma io mi devo difendere. È chiarissimo, Mario.
È chiarissimo. Allora, vi presento Maurizio Invigorito. Lo ringrazio per essere qui. Maurizio ha subito, come purtroppo tante persone che hanno tabaccherie e altri negozi, ben 12 rapine. Cos'è successo? Che lui vive da Fragola, questa tabaccheria che è aperta tutta la notte. I fumatori sanno che è una cosa preziosissima questa, per chi fuma e cerca le sigarette di notte. Però tu a un certo punto dici addirittura di chiuderla questa tabaccheria la notte, perché hai cominciato ad avere tanta paura. Sì, l'ho dovuta chiudere perché poi abbiamo subito in maniera costante tutte queste rapine. Quindi abbiamo deciso di tenere chiusa la tabaccheria negli orari notturni. Senti, tu hai un'arma? Io no, non la posso nemmeno avere un'arma, quindi sono un obiettore di coscienza. Sei un obiettore di coscienza, quindi tu non hai un'arma, né intendi prenderla, né intendi usarla, è una cosa che per te non, no, non è fattibile. Ecco, cosa è successo? Questo signore ha soltanto detto questa cosa più volte, che era disperato dalle quantità di rapine che aveva. Quando Salvini è andato da Fragola, è andato a trovarlo nella sua tabaccheria e lui mi ha detto: per me è stata una cosa molto positiva. Perché è stata una cosa molto positiva? Perché successivamente si è dato seguito alla promessa che mi aveva fatto, che metteva più mezzi, più uomini, il controllo del territorio più capillare, ed effettivamente da un mese e mezzo... Cioè ora che succede da un mese e mezzo? Ci sono i poliziotti che girano vicino alla tua tabaccheria? Oggi, no, oggi ci sono polizie e carabinieri che girano in modo capillare tutte le zone del comune di Afragola, che comunque sono circa 60.000 abitanti, quindi... mi ha fatto piacere perché ha dato seguito alla promessa che mi ha fatto. Tu sei leghista? No, io sono soltanto un lavoratore. Bella questa! E tu, dalla tua esperienza, tu, la cosa quindi tu che stai dicendo, io non mi armo, non ci penso, non vado ad armarmi, però il fatto che Salvini abbia detto ti faccio proteggere di più alle forze armate, e questo sia accaduto, per me è una gioia, che è esattamente certo. Quello che dico io da tanto tempo. Cioè io, quando mi fa la domanda a Terzi, lei vuole sentirsi sicura in casa sua? Certo, mi piacerebbe tanto poter alzare un telefono e dire ciò, sento rumori e che qualcuno in 5 minuti arrivi. Mi rendo conto che se arriva dopo un'ora sono bella. Assolutamente sì, e non sempre però si ha la possibilità di fare il 112 e chiamare chi deve intervenire. Ricordiamoci anche quello, nel senso che se te lo trovi di fianco al letto non gli puoi dire aspetta un attimo che chiamo il 112. Certamente, detto questo, sì, io come lui non sarei mai in grado di prendermi un'arma e di usarla, so di essere non in grado di fare questo. Da oggi non è, da oggi o da quando verrà approvata la legge sulla legittima difesa, non sarà obbligato ad andare a prendersi un'arma, né tantomeno a difendersi da sola, perché la difesa in senso assoluto ci deve pensare lo Stato, come sta facendo giustamente, come sta facendo su tutte tante altre città, non è solo nel suo caso, nel caso del signore, ma i poliziotti e l'assunzione di tanti nuovi poliziotti e forze dell'ordine in genere è stata finanziata dalla legge di bilancio, sono quasi 3 miliardi di euro, mi pare che questo sia... Io voglio sapere da Maurizio una cosa, ma tu la condividi questo cambiamento della legittima difesa, condividi il fatto che si dica che la difesa è sempre legittima? Allora io condivido il fatto che ognuno può difendersi in una qualsiasi maniera, perché se lei vede le immagini delle rapine che ho subito, come ci si fa a non provare un rabbia, rancore nei confronti di queste persone che ti violentano? La condivido nella... Ma se tu ti fossi difeso, se tu avessi avuto un'arma in quel caso lì, che sarebbe successo con te? Avresti ucciso tu il delinquente? Avresti rischiato la tua vita? Che c'è anche questo da dire, Non essendo allenato, non lo so se il delinquente era più allenato di me, quindi... Però se avessi avuto... Quello che diceva Don Pietro, questo... Se avessi avuto un'arma, credo che l'avrei usata. Perché... Certo. Don Pietro, perché non ci parla lei con Maurizio? Grazie. Grazie anche per la tua obiezione di coscienza. È una grande cosa, sai, nel mondo d'oggi è una grande cosa. E grazie anche al signor Mario. Io sono abituato come prete a guardare la gente negli occhi, a vedere l'espressione del volto. Io lo so che non stai tranquillo, stai così agitato, tutto. Però il passato è passato, via, no? Ecco, ma queste due persone danno la risposta concreta a tutto quanto. Ma poi io volevo dire anche un'altra cosa. Prego. Ma l'italiano esiste ancora? Ma legittima difesa, che vuol dire? Legittimo. Che vuol dire legittimo? Che io prendo e sparo
oppure è legittimo che io devo avere una situazione talmente, no? Perché legittima ha un senso in italiano. Noi la usiamo così, legittima difesa. Era legittima difesa prima della legge, legittima difesa dopo la legge, ma le parole non hanno più senso, non hanno più significato. Io vorrei che un momentino voi pensaste cosa vuol dire legittima. Andate sul vocabolario. Allora facciamo una cosa, fatemi una cortesia, mandatemi la scheda con i vari casi, che sono molto diversi, ha ragione Don Pietro in questo, i casi di legittima difesa. Poi mi cercate anche sul vocabolario esattamente qual è la dizione di legittima e me la fate avere. Grazie mille, la scheda. Dall'uniforme da benzinaio di Graziano Stacchio al livido sul braccio dell'oste Mario Cattaneo, ogni fatto di cronaca connesso alla legittima difesa è diventato un caso mediatico. La mia coscienza è a posto, però il dolore rimane. È febbraio del 2015 quando Stacchio interviene in difesa dei commessi della gioielleria accanto alla pompa di benzina dove lavora. Spara contro i rapinatori armati di mitra, uccidendone uno. Va a processo, ma il caso viene archiviato. Lei la vuole questa pistola? Ma certo che la voglio, perché io con un'arma in casa mi sento più sicuro. Lei si metta nei miei panni. Oggi mi ritrovo 4-5 persone in casa di notte. Con cosa mi difendo? Archiviazione di tutte le accuse e restituzione dell'arma anche per Francesco Sicignano, pensionato di Vaprio d'Adda, che nel 2015 sparò a un ladro che era entrato in casa. Per i giudici la proporzione tra reazione e offesa invece mancava nei casi del vicentino Hermes Mattielli, che sparò 14 colpi contro due ladri entrati nel suo deposito, e di Angelo Peveri, condannato in via definitiva per tentato omicidio. Inseguì i ladri che stavano rubando il gasolio dal suo escavatore, sparando quando uno di loro era già a terra. Se uno sta scappando non gli può più sparare. Perché sta scappando? E se quello ha 3 proiettili nella schiena diventa difficile dire mi stavo difendendo. È ancora in corso invece il procedimento nei confronti di Freddy Pacini, gommista di Arezzo che per evitare furti dormiva nella sua officina. La sera del 28 novembre scorso sparò a un rapinatore armato di piccone. Ha denunciato molte volte i furti di Freddy? Diverse volte, sì. Magari non tutte le volte lui mi raccontava, anche per non farmi stare così in ansia, però insomma sono state veramente tante volte. Processo aperto anche per Mario Cattaneo, che nel 2017 aprì fuoco contro un ladro entrato nell'osteria sotto la sua abitazione. La nostra preoccupazione era quella, è stata subito quella di la paura che qualcuno salisse di sopra in casa, e avevamo lì 3 bambini piccolini. Casi molto dibattuti eppure non così frequenti. Tra il 2013 e il 2016 i casi di legittima difesa arrivati in tribunale sono stati appena 15. Allora, legittimo, caro Don Pietro. Questa era Treccani, che secondo la legge, che ha le condizioni richieste dalla legge, perciò valido, che regna il diritto, beh, insomma, poi ci sono tutta una serie di ulteriori cose, che tale in virtù della legge per volontà, ma c'è qui una cosa interessante, quindi in genere lecito giustificato. Questo Mussi. Ce l'avevamo detti prima senza aver letto il vocabolario. Dopo le citazioni che mi ha fatto oggi, io proprio, per me lei è la Treccani, le dico la verità. Cosa ne pensa anche di queste due storie? No, perché poi alla fine io non amo il dibattito ideologico su questo tema, perché ogni volta che poi incontro le persone e le guardo negli occhi, come diceva Don Pietro, vedo tante cose, tanti disagi, compreso il fatto che siamo in un paese civile. Non può subire Maurizio 12 rapine, porca miseria, una roba che non ha senso comune. Una volta venne un farmacista romano e ne aveva subite 28, ma scherziamo? Anche il mio farmacista ne ha subite più d'una. Ora, naturalmente, a chi è che ha subito lo shock di un'irruzione, di una rapina, ecco, cosa gli si può dire se non la piena solidarietà? Non è che gli posso portare i numeri. Chi governa ovviamente deve tener conto dei numeri. Mi ricordo, io ero in Consiglio dei Ministri quando ci fu quell'orrendo crimine della donna uccisa a Tor di Quinto a Roma, che vennero chieste le leggi, una legge eccezionale. Io arrivai al punto che ho poco tempo, perché invece è molto interessante, sì, prego. Io arrivai con le statistiche dell'Unione Europea e chiesi ai miei colleghi, secondo voi qual è la città più pericolosa in questo momento dove viaggiare, andare per strada?
Helsinki era in quel momento, dove c'erano più omicidi ogni 1000 abitanti. E qual è la città meno pericolosa dove andare per strada, dove c'è meno omicidi ogni 1000 abitanti? Era capitale, diciamo, esattamente Roma. Quindi chi governa deve essere solidale con il caso. In questo caso, ora, è un esempio molto chiaro, dire che ha fatto bene Salvini, per dire una cosa così, le crea problemi. Mi crea problemi a aumentare le il numero di poliziotti che girano. Ma come ha fatto bene? Però bisogna, quando si parla di sicurezza, avere chiari i numeri del problema. Pubblicità, per governare. Torniamo subito con voi, rimanete, mi raccomando. Sospeso un momento, perché il tema, come vedete, infuoca. Però io adesso devo fare un'altra cosa, devo condividere con infuoca voi... Infuoca non solo per metafora. Non solo per metafora. Voglio condividere con noi con voi un servizio a cui tengo moltissimo. Siamo al centro di Roma e c'è una strana coppia che gira per Roma. Fiamma Satta e Carlo Verdone. Cosa fanno? Ci portano in giro con grazia e ironia per farci vedere quanto sia difficile per una persona che gira in sedia a rotelle muoversi nelle nostre città. A Roma, la capitale d'Italia, è un disastro. Loro due lo fanno con il loro stile. Carlo Verdone, da grande artista, torna nei luoghi della sua infanzia. E Fiamma Satta, la donna intelligente e tenace, qual è? Vediamolo insieme. Adesso abbiamo la versione breve, durante il weekend vedremo la versione integrale. Non perdetevelo. Vediamo. Mi emozionavo a guardare il cielo dalle finestre quando si faceva sera e quando era coperto dalle nuvole mi sentivo riparato e sereno. Era come un morbido soffitto che mi difendeva dalle ansie, dalla paura dell'infinito e dall'immenso vuoto. Ti è piaciuta? È molto, bellissimo. Sono le confessioni di uno che soffre da agorafobia. Ma oggi è coperto il cielo, quindi siamo tranquilli. Mi sento protetto. Che bello, sei Andiamo? Pronto? Andiamo, mamma mia. Andiamo, dai, pronto? Vai, vai. Attenzione. È Roma, è Roma. È Roma, Roma è Roma, però questa io sono Roma. Io. Sento le buche io, pensate. Oddio, ecco qua. Tu abiti qua, io pure abitavo alla fine di Via Giulia. Sì. È molto importante questa chiesa a sinistra che si chiama San Salvatore in Onda. Sì. Perché qua si sono sposati i miei genitori. Qui? Qui. Guarda, ricordo... che non possiamo entrare. No, non si può entrare, non c'è l'ingresso. Ti posso portare? Se no, puoi. No. Vabbè. Questo bar a destra si chiama Bar Mariani. Questo bar è stato praticamente il luogo di osservazione di tante storie, di tanti caratteri. Di notte qua passava Pierpaolo Pasolini, Dario Bellezza, qualche tossicodipendente, qualche mignotta, qualche midoma. No, passava di tutto e io rimanevo le ore a guardare la gente. Questo che ha fatto? Niente, questo si è fermato. Si è fermato. Proviamo a proseguire. Allora, proviamo. Sì, buongiorno. Buongiorno a te, come stai? Ma perché tutto si è bene, fermato bello? Proprio qua questo signore? Il giorno ti venga a trovare, Ciao Bru. Si è fermato in mezzo alla strada, io non lo so. Vabbè, stiamo a Roma. Siamo a Roma. Buongiorno a lei. E vedi, Roma è tanto grande, però ha fatto sì il destino che io avessi la mia finestra della camera da letto. Sopra quella. Sulla camera da letto di Alberto Sordi. Scusa un attimo, lo sai che qua c'hanno delle scarpe carine, non ci posso andare mai, mamma. Vabbè. Rinunceremo alle scarpe. Rinunciamo alle scarpe, dai. Rinunciamo, andiamo di qua. Andiamo di qua, forza. Oh, finalmente una cosa fatta bene. Via. Questo, guarda, quando io entro in un luogo con la mia sedia a rotelle e trovo una lampa, quella lampa per me ha un valore immenso, perché vuol dire che in quel luogo quelle persone hanno pensato alle difficoltà degli altri. Carlo, fa una bella programmazione. Lo sai che la passeggiata dovrebbe essere finita? Lo sai? Vabbè. E lo sai che cosa ti voglio dire? Dimmi. Come faresti altre passeggiate con me? Ma che sei matta? Ma no, ti faccio ballare.